sulle relazioni, poi una breve pausa se siete d'accordo, e poi discutiamo tutto alla fine, prima delle conclusioni, se siete d'accordo anche stamani mattina, delle relazioni, interessanti relazioni di questa mattina. Do subito la parola al collega Michele Cassandro, che viene dall'Università di Siena, dal Dipartimento Professore Ordinario al Dipartimento di Scienze Politiche, appunto, dell'Università di Siena, grande studioso di questi temi. Appunto, il taglio dei suoi studi è di tipo economico, economico-sociale, ha una ricca produzione bibliografica. Tra le sue monografie più recenti, appunto, ricordo soltanto il testo dedicato a intolleranza e accettazione, proprio in un momento storico che sta a cavallo tra il Medioevo, appunto, e l'età moderna. Oggi c'è l'ora della sua presenza con una relazione dal titolo Le comunità ebraiche in Toscana e il ruolo dell'attività federatizia tra i secoli, appunto, XIV e XVI. Argomenti di cui mi sono occupato. Il titolo è Le comunità ebraiche, ma ovviamente è stato precisato oggi, non si intende con questo definire l'organizzazione di una comunità, ma la presenza ebraica, che è molto variegata, molto varia a seconda delle situazioni e dei luoghi in cui la si consideri. Io mi devo occupare anche e soprattutto del prestito ebraico, del prestito federatizio. Quindi direi che partirei da questo aspetto per poi vedere l'impatto sugli insediamenti o le presenze ebraiche. E vorrei ricordare, parto nella mia relazione da questa celebre locuzione, Fenus tecumae, funus est anime, è una lapidare, direi, espressione di Papa Leone Magno, V secolo, che mi sembra traduca in estrema sintesi e anche con questo gioco sillabico molto, molto espressivo, quelli che erano i punti nodali dell'etica cristiana, cioè il fatto che il prestito fosse qualcosa da condannare, anzi la morte dell'anima, e il cristiano doveva astenersi. Questo punto, diciamo, fondamentale ha tracciato una linea di lungo periodo nel corso dei secoli, e la ritroviamo sempre sul piano dell'etica cristiana, in tutti i vari esponenti, i vari rappresentanti della patristica, partendo dai testi sacri, e trova le sue origini addirittura in epoca pre-cristiana, perché si parlava ai tempi di Aristotele, di un fatto innaturale: il denaro non può produrre altro denaro di per se stesso, non ha, è fuori della natura, è qualcosa di innaturale, quindi non lecito. Tutta la trattatistica che si è, diciamo, concretizzata su questi aspetti ha teso a cercare di distogliere il cristiano dall'esercizio di questa attività. Io direi che questo è il punto nodale, al di là di quelle che possono essere state altre interpretazioni, ma mi sembra ancora che si debba prendere le mosse da questo aspetto per capire tutto il percorso del prestito federatizio e il percorso del mondo ebraico, cioè l'uno e l'altra, diciamo, l'uno e l'altro ambiente, l'uno e l'altro ambito sono stati indubbiamente sollecitati e hanno avuto il peso fondante di questa posizione iniziale. Il termine usura è originariamente sintomatico dell'utilizzazione, del godere di una cosa, del usare una cosa. Poi è diventato in realtà, in termini strettamente negativi, ha avuto il senso dell'interesse, e dell'interesse quindi con una caratterizzazione negativa. Lo stesso discorso vale per Fenus: Fenus è il frutto di qualcosa. Fenus e usura sono diventati, diciamo, nella terminologia corrente, all'origine latina, due termini per indicare una prestazione poi
con un interesse. Il prestito usurario, il prestito generatizio, non è altro che questo. Ed è sotto una luce negativa nell'ottica cristiana. Ma prendiamo un attimo, un momento alle origini e a guardare un po' ancora sul piano, diciamo, semantico, soprattutto terminologico, i testi antichi, i testi vetero-testamentari. Nella, diciamo, etica tradizionale del Vecchio Testamento c'è un passo famoso, è stato citato tante volte, del Deuteronomio, in cui si dice evidentemente non fenerabis ad usuram, cioè non presterai a interesse, cioè si dice che si può anche prestare senza interesse, ma ad usura non puoi prestare al tuo fratello, al tuo corregionario. E anzi si dice ancora, e qui mi pare che ci sia un punto fondamentale di analogia con l'etica cristiana, si dice ancora di soccorrere il fratello, di aiutare il fratello che è malato. Non è questo il passo, ma altri passi del Vecchio Testamento, la tradizione del Vecchio Testamentale, parlano strettamente di non chiedere nulla, aiutare, soccorrere, non imporre nulla, tantomeno una restituzione. Sono passi dell'Esodo Levitico molto espliciti. C'è un principio di una caritas ebraica che è rivolta però soprattutto o soltanto al proprio fratello di fede. Dall'altro lato c'è la posizione più intransigente verso il prestito generatizio, verso il mutuo ad usura o prestito a usura, sono equivalenti, ripeto le espressioni, che invece vieta in assoluto il prestito a interesse. Questo rimane per secoli, questo fatto. Troviamo una trattatistica molto ampia, la ritroviamo diciamo, per lungo tempo, si può parlare di una continuità, di un continuum nel mondo diciamo dell'etica cristiana, e questo indubbiamente non può non avere influenzato, se si riscontrano quei dati di fatto, è una tesi diciamo abbastanza classica questa, ma mi sembra che non si possa fare a meno di metterla in evidenza, perché altrimenti secondo la mia visione non si capirebbe poi quello che è stato il percorso che ha avuto l'attività veneratizia e l'attribuzione agli ebrei dell'attività federatizia del prestito usura, o come è stato chiamato, ma non è diciamo la chiara o decisa o assoluta definizione, non è esclusiva in ogni caso di prestito al consumo, cioè di piccolo prestito rivolto in genere a categorie sociali di livello medio-basso o non certamente ai più alti gradi della società, dei gradi sociali del mondo economico, ma in ogni caso tendenzialmente insomma, è stata questa l'ottica per cui si è scelto di optare per una soluzione che in certo modo salvava l'anima del cristiano. Chiaro che nella realtà c'era l'usura cristiana, c'era una presenza anche abbastanza ampia, e l'abbiamo anche già accennato oggi, di prestatori cristiani, ma qui quello che si voleva tutelare era il piccolo prestito e i mutuatari, cioè le persone che avevano bisogno di denaro per necessità, da che poi se vediamo la prima diffusione dei banchi feneratizi ebraici, sono prevalentemente localizzati, almeno all'inizio, in aree diciamo abbastanza limitate, con un'economia rurale, con un'economia non certo di grande apertura, quindi anche l'ambiente sociale è abbastanza caratterizzato in questo senso. Quindi lo scopo è quello di evitare appunto che il prestito venga fatto dai cristiani, di salvare l'anima dei cristiani e di affidarlo agli ebrei. Questo è il punto di partenza. Il prestito generatizio tende ad essere attribuito e concesso, quindi tutta una serie di così condotte che si trovano a partire almeno sui dati che abbiamo, e ne è stato detto anche oggi questo dal 14° secolo, all'inizio del 300, testimoniano questo fatto. Insomma, nell'ottica cristiana la presenza ebraica in questo senso e con questa luce, non che mancassero, dobbiamo tenere conto, io l'ho detto più volte anche nei miei lavori,
altre attività, ci sono state anzi prima prevalentemente altre attività agricole, oggi si è accennato anche a qualche caso in cui continuava a latere ad essere pienamente condotta insieme a quella magari feneratizia. Negli ebrei precedentemente all'inizio del decollo del prezzo ebraico, però indubbiamente da un certo momento in poi diventa quella un'attività abbastanza prevalente, non esclusiva ma abbastanza prevalente. Anche l'attività di commercio rimarrà spesso anche a latere di quella teneratizia, ma in misura indubbiamente inferiore, come diciamo un completamento. Teniamo conto poi quando si leggono le condotte ebraiche, quindi tutti i capitoli delle condotte, come a volte fosse consentita, anzi fosse presente, l'idea che accanto all'attività centrale, teneratizia, ci potesse essere anche un'attività commerciale. D'altra parte teniamo presente che inevitabilmente un minimo di attività commerciale finiva con l'esserci anche involontariamente. Il meccanismo del prezzo sul pegno conduceva quasi spesso alla non restituzione del denaro e quindi poi alla commercializzazione dei prodotti, l'asta, eccetera, quindi quello che rimaneva una volta che non si poteva, al di là di quelle che erano le restituzioni da fare, diventava attività diciamo, di vendita dei beni. Quindi questo aspetto però va visto sempre in subordine all'attività prevalente che è quella feneratizia. Ora che cosa si vuole fare? Diciamo, si accettano sempre di più presenze ebraiche, si invitano o si offrono, oggi è già apparso questo dubbio, non è semplicissimo vedere le origini, ma indubbiamente si colgono per i movimenti in lungo periodo, a un certo momento il mondo diciamo della presenza ebraica, la presenza ebraica si moltiplica, si incrementa in maniera ovviamente limitata. Abbiamo parlato di misure e di dimensioni demografiche, sono piccoli nuclei. Per fare una comunità o meglio un gruppo ci volevano almeno 10 persone, quindi anche là come viene chiamato, indubbiamente spesso siamo al di sotto. Le varie presenze sono formate a volte da una o due famiglie, dalla famiglia del banchiere intestatario, concessionario del banco e poi da pochi membri familiari e via dicendo. Insomma, non sempre ci sono, anche quando noi guardiamo le cartine, sono presenze abbastanza piccole o molto piccole, quindi nuclei, non certo grossi insediamenti. Ma poi le cose cambiano nel corso del tempo. In ogni caso, quello che volevo sottolineare all'inizio, cioè questo rapporto tra esigenze di salvaguardare e di eliminare possibilmente, non sarà mai possibile, ma di eliminare l'usura cristiana, e intendendo per usura proprio questo tipo di attività di prestito, con l'usura ebraica, è una cosa che muove e spinge, per cui gli ebrei vengono visti anche, come dire, dal punto di vista psicologico, la comune opinione, come qualcosa di ritorno, ogni tanto c'è un piccolo, abbiamo un calo di corrente. Sì, sì, comunque in ogni caso io ho una voce abbastanza alta, se se ne va, forse mi sentite lo stesso. L'ottica era quella per cui diciamo che gli ebrei vengono considerati anche quando non sono, come dire, accettati pienamente o subentrano le vecchie posizioni abbastanza tradizionali di antigiudaismo, anche questo non è assolutamente uno stereotipo, rimane sempre, ogni tanto riaffiora, ci sono casi di maggiore o minore diciamo presenza di questo sentimento, ma in qualche modo spesso ritorna. Quindi sono accettati forzatamente come una sorta di male necessario a fin di bene, perché lo scopo è quello, quando c'è o si instaura questa tendenza. Non bisogna fare ovviamente un discorso unitario in questo senso, ci sono tante varianti, per cui non c'è dubbio che ci possono essere eccezioni, anche notevoli, e le vedremo in qualche aspetto in quello che dirò. Non fa specie, per esempio, che gli ebrei sono stati da qualche autore, parliamo di qualche diciamo fervente teologo, osservante e autore di
una di opere importanti sul piano dell'etica cristiana, ma anche dell'attenzione anti-giudaica, non fa specie che siano paragonati alle meretrici, cioè un male necessario. Anche le meretrici sono condannate, fanno un'attività illecita, però meglio l'attività delle meretrici che altre cose peggiori. Lo dice San Bernardino in una delle sue prediche volgari. E qui entreremo poi in tutta la campagna dei frati minori, degli ordini mendicanti, per essere più espliciti e precisi, che faranno nel corso del 400 quella grande, diciamo, tempestosa e violenta spesso campagna anti-usuraria, dove il punto di vista centrale è l'usuraio e l'usuraio ebreo, certo anche l'usuraio generale, con l'idea di distogliere ancora quei casi o quelle presenze di usura cristiana, ma certamente l'ebreo che viene preso di mira in questi accese prediche, in questa trattatistica che si volge contro l'ebreo. Una parentesi: noi parliamo di prestito ebraico, di prestito a usura, di prestito generatizio, come di un'attività che si configura come un'attività di, diciamo, dimensione abbastanza mediamente, non generalmente, ma abbastanza ridotta. Quindi il prestito al consumo innanzitutto e altre, diciamo, dimensioni, però sempre contenute. In ogni caso la caratterizzazione è quella del prestito sul pegno, cioè di somme che alla fine sono coperte da un pegno che viene dato in garanzia. Non c'è confronto da questo punto di vista con quella che era l'altra faccia della realtà, cioè la grande attività di prestito, di credito, di finanza a livello centrale o internazionale, con una clientela di enorme, diciamo, dimensione e variegata, dove c'entravano anche figure dominanti, elite o principi o la corte papale stessa. Quanta parte del movimento finanziario e creditizio è stato collegato con questo? Lì in fondo la morale e l'etica cristiana sembra non avere poi avuto modo o apertamente di condannare in maniera piena. È un discorso che si coglie tra le righe, ma insomma viene molto sfumato a volte, e ci sono enormi affari dietro, compresi quelli della corte papale, che forse è il più grande quadro, il più grande quadro finanziario e di attività collegate, non a caso i grandi mercati banchieri fiorentini, toscani, Genova, Bianca, genovesi, eccetera, sono stati spesso gli agenti primi di quelle attività. Quindi sono due, diciamo, due ambiti paralleli con alcune analogie, ma certamente molto differenti. E diverso è stato appunto il quadro, diciamo, di riferimento e l'attenzione che è stata prestata agli uni o agli altri. Mi sembrava dunque che questa premessa fosse necessaria per mettere a fuoco quello che è in realtà il percorso poi che hanno avuto diciamo, i banchi di prestito e le presenze ebraiche in Toscana. Perché se guardiamo, diciamo, la cronologia, non si può parlare, è stato già accennato oggi, per una vera documentazione prima dell'inizio del 300. Ci sono, è vero, l'ha ricordato la collega Veronese, diciamo, dei riferimenti non del tutto chiari, ma un sentore che c'è stata nel 200, all'inizio c'è stata una presenza, però non abbiamo modo di verificare che cosa effettivamente, di cosa rappresentava. Ma certamente dal 300 in poi la documentazione comincia, e dalla metà del 300 ancora di più, dalla seconda metà direi che è molto evidente questa presenza, che va crescendo nel corso del secolo XIV e soprattutto nel 400. Noi abbiamo un quadro delle presenze ebraiche in Toscana in una dimensione sempre più rilevante. Anche qui va detto che quando facciamo anche le cartine geografiche, l'ho fatta anch'io, che riguarda l'area senese, però questo non significa che ci siano tante o altrettante
comunità o insediamenti, per essere più precisi, di quante sono le località che vengono menzionate. Spesso si tratta evidentemente di compresenze, cioè anche nel quadro delle prime risultanze che noi abbiamo di inizio di attività di banchi ebraici conosciuti dal 300 in poi, non so, San Gimignano, poi a Siena, a Firenze, eccetera, sono spesso il frutto di una presenza non sempre legata o radicata nel posto. Spesso si tratta di quei collegamenti che avvengono attraverso, diciamo, consorzi. Le stesse grandi banche che abbiamo visto, e di cui non voglio parlare ora perché è stato già detto qualcosa, in ogni caso si trovano gli elementi centrali nella grande, che rimane al di là delle, di qualche carenza documentaria di allora, di qualche interpretazione mal fatta, il miglior esempio della storia degli ebrei fiorentini, quella di Tassuto. Le banche appunto fiorentine rappresentano in realtà, le banche ebraiche, una sorta di grosso consorzio bancario. Sono tanti che intervengono, e grande è la dimensione, cospicua veramente, perché lì le attività non sono solo ridotte a quelle marginali dei centri rurali, delle piccole comunità rurali che avevano bisogno o per gli acquisti delle sementi agricole o per, nell'ambito del ciclo stagionale, o avevano bisogno per pagare le tasse, insomma avevano bisogno di denaro, quindi era importante e urgente, ma rimane in una dimensione limitata. Qui siamo una grande città, c'è una presenza molto varia di persone, ci sono clienti anche diversificati e quindi anche il quadro, diciamo, sia degli investimenti e delle spese, teniamo conto che le spese erano notevoli, si è parlato, mi sembra, come tassa di concessione. I primi esempi che abbiamo a San Gimignano partono da quei dati che abbiamo visto prima proiettati nella relazione precedente, ma poi vanno crescendo. A volte sono prestiti fatti al comune, altre volte sono vere e proprie tasse di concessione, cominciano ad avere una dimensione molto alta. Abbiamo visto già qualche dato, ho visto dati di 800, 1000, eccetera, fiorini molto alti, quindi richiedono un investimento importante e una capacità di attività creditizia molto alta, altrimenti non funziona il gioco, non si reggono, diventano appunto in antieconomici. E poi ci sono spesso quegli interventi molto forti di multe, quella di Firenze è esplicitata molto bene, il banchiere viene multato, il banchiere è già avuto a Prato, Bonaventura, da Camerino, sì, quello, che è stato diciamo titolare, era anche titolare del Banco di Prato, che per un cavillo giuridico viene soggettato a una multa di 20.000 fiorini. E che significa il suo fallimento, cioè inevitabilmente rimane fuori. Quindi grosse banche, grossi investimenti, clientela diversificata e dimensione dei prestiti anche elevati. Questo discorso, che si muove, diciamo, sulla base di esempi che abbiamo, si rappresenta nel corso del 400 in maniera molto evidente a Firenze e anche altrove, se guardiamo con l'esempio senese. Ma prima di arrivare a vedere il parallelismo della situazione senese, che peraltro andrà molto più avanti nel tempo di quello fiorentino, mi premeva mettere in evidenza l'aspetto della, diciamo, maggiore slancio che a Firenze e nel quadro di tutto il territorio, tutto lo Stato fiorentino, ha con lo sviluppo del testo ebraico, con l'avvento dei Medici. Non c'è dubbio che la casa Medicea è stata per molta parte della sua presenza, soprattutto nel periodo avanti del Principato, molto favorevole agli ebrei. Ha avuto un rapporto quasi confidenziale. Noi abbiamo l'esempio di una serie di aspetti, testimonianze, anche di una corrispondenza epistolare, in cui il rapporto tra ebrei e personaggi importanti della famiglia Medici è un rapporto quasi amichevole, è un rapporto di confidenziale, una quasi un'amicizia, sia pure deferente. Insomma, questo indubbiamente ha favorito
questa, diciamo, politica pro ebraica ha favorito indubbiamente il quadro di sviluppo. Gli episodi che pure ogni tanto avvengono sono sempre o rimangono marginali, perciò torna a quello che si diceva prima, che la Toscana in fondo ha una situazione abbastanza buona sul piano dei rapporti, mediamente ci sono poi ogni tanto delle intemperanze, dei momenti di tensione. Teniamo conto che la tensione deriva da due fattori principali. Il primo l'abbiamo detto, la tradizione così negativa, la visione negativa dell'ebreo sin dalle origini, diciamo, che trova spazio nella così configurazione negativa iniziale. L'antigiudaismo, diciamo, di tipo religioso, socio-religioso. Poi c'è un antigiudaismo che può verificarsi anche e soprattutto con questa attività che indubbiamente non sempre viene vista positivamente, o anzi può essere spesso guardata con ostilità, e quindi ci sono momenti indubbiamente di tensione. Ma per quel che riguarda il quadro, diciamo, fiorentino, non c'è dubbio che il 400 e fino all'epoca, diciamo, del governo anche di Cosimo, fino agli anni 60-70, è un periodo abbastanza positivo. Ci sono però momenti di interruzione. Teniamo conto, la caduta della prima caduta dei Medici, e immediatamente si vede un riflusso, una crisi. Anche Pisa, che abbiamo già citato, nel momento della caduta dei Medici, addirittura si ribella e tende appunto a trovare l'autonomia, e gli ebrei ovviamente, non è che si è detto, non scompaiono, ma hanno un momento di pausa, insomma, anche se poi c'è un ritorno, la presenza si è perdita, l'ho vista anche io in qualche altro mio lavoro, e ovviamente comincia anche già in quest'epoca, quindi là si ritrova. Quindi non è detto che questo sia assolutamente negativo. Ma per chi riguarda il presso ebraico, ovviamente la ripresa del governo medicio riporta immediatamente in auge la grande diffusione, la grande espansione del prestito ebraico e dei banchi ebraici. Fino agli anni, fine anni 60. Poi c'è una seconda caduta, c'è un altro momento di crisi dei Medici, 27-30, poi alla fine ritorna definitivamente, e quindi si stabilizza la situazione. Quindi questi aspetti, diciamo, economici, sociali e politici vanno sempre visti insieme, perché sono, come dire, interdipendenti, c'è un'influenza reciproca degli uni con gli altri, e perciò sono i tre fattori principali che noi dobbiamo sempre considerare: da quello etico iniziale, a quello socio-economico, a quello politico, devono, diciamo, restare sullo sfondo per capire il percorso. Dalla fine degli anni 60, ecco, c'è il cambiamento radicale a Firenze e poi ovunque, perché c'è stata nel frattempo la guerra di Siena e lo Stato senese è confluito nel Ducato, poi Granducato, Medicio, e quindi indubbiamente è un tutt'uno. Ma fino a quel momento, avevo detto, avrei parlato un attimo del senso senese, mentre a Siena si è interrotto il percorso del prestito ebraico a Firenze col 1527, cioè con la seconda caduta, poi ritorneranno i banchi ebraici praticamente rimangono nel territorio ma non nella capitale. A Siena è un po' tutto il contrario, perché dal 400 in poi, dal tardo 400 in poi, noi abbiamo tutta una serie di documenti che ci fanno vedere un'attività ebraica fiorente e delle famiglie che sono simili a quelle, o abbastanza simili, addirittura imparentate con quelle già menzionate oggi. La grande, diciamo, protagonista di Pisa è la famiglia appunto da Pisa per un periodo lunghissimo di tempo, famiglia romana che poi diventa da Roma, poi diventa da Pisa, e a Siena sono un'altra famiglia laziale, di origine laziale, i Dalletti, che saranno, diciamo, i dominatori del quadro economico-finanziario ebraico senese. Anche qui una dimensione diversa. Sono ovunque, qui si formano consorzi, hanno parentele, spazi di qua e di là. Ecco, quello delle parentele è molto importante, perché se noi guardiamo
la situazione che si crea e i rapporti di parentela, dobbiamo guardare soprattutto lì, capire attraverso quei rapporti come si dipana il quadro ebraico. A volte basterebbe fare una ricognizione delle parentele ebraiche per capire i rapporti economico-creditizi che ci sono a fianco. Quindi questo è molto importante. I Darieti, tra l'altro, si imparenteranno quelli da Pisa. Saranno riceveranno reciprocamente un riscontro positivo. Addirittura un Darieti, figlio di Laura Dio Darieti, sposerà una figlia di Vitale Nissi da Pisa, sarà insomma cognato di da Pisa, ed è un figlio, addirittura si radicherà a Pisa e sarà chiamato non più Darieti ma da Pisa. Insomma, questo per dire l'unione stretta, i raccordi stretti che ci sono tra più banchi e tra più famiglie nelle loro parentele, nel loro quadro, diciamo, d'insieme. Quindi Siena nel corso del Cinquecento ha gli riscontri che abbiamo sulla base della documentazione, particolarmente quella per Rieti, i loro banchi, il momento forse più sviluppato nel prestito ebraico, con misure diverse, con dimensioni diverse, perché ci sono piccoli banchi nell'area, diciamo, del territorio. Io ho fatto tutta un'analisi, diciamo, delle varie presenze ebraiche, tanti paesi, tanti paesini, e poi nella capitale, nella città principale, a Siena, c'è anche la corsa, qualche banca importante, come la famiglia Darieti testimonia. Ecco, questo quadro, anche qui però, si interrompe col 1570-71. Le due provisioni di quegli anni mettono in evidenza l'imposizione anche in Toscana dei detti, della chiusura dei detti. Dal 55 c'era stata la grande, appunto, introduzione del principio del ghetto nello Stato Pontificio, la bolla famosa, assurda, che indubbiamente voleva restringere, limitare e vietare anche il prestito ebraico. Insomma, poco a poco, pur nel favore che era sempre stato tributato agli ebrei nel quadro del governo di Medicea, poco a poco questo, diciamo, allargamento, questo criterio sarà poi applicato anche alla Toscana, branzata in Toscana. E quindi è chiaro che cambia tutto il quadro, cambia la dimensione, diciamo, economica degli ebrei, non spariscono, ancora una volta. Non dobbiamo mai essere influenzati da una negatività assoluta, però ovviamente il principio del ghetto che è stato imposto ha cambiato sostanzialmente la vita ebraica anche in Toscana. Ci sono da fare le eccezioni. Io ho menzionato prima i Darieti, ma i Darieti avranno un ridimensionamento, chiaramente hanno finito quello, hanno cessato nella loro attività, però rimangono una famiglia con un livello elevato e dei privilegi anche, non avranno mai l'obbligo di risiedere nel ghetto. E anche dopo, io ho guardato la situazione senese anche nel secolo successivo, ci sono molte famiglie, alcune famiglie più influenti, che alla fine riescono a evitare di abitare in maniera coercitiva nel ghetto. Quindi anche qui bisogna un pochino sfumare a volte le cose. Io ho sempre detto di non guardare al mondo ebraico nell'epoca del ghetto come un mondo ormai rassegnato, chiuso e finito. No, ci sono anche delle cose diverse da vedere. Non si può guardare iconograficamente al ghetto e basta. Chiaro, c'è pesantino terribilmente la vita, ma ci sono anche degli aspetti, anche sul piano, diciamo, culturale, eccetera, che non sono di ripiegamento assoluto. L'ho detto appunto in una analisi che ho fatto appunto a proposito dei ghetti e dell'avvento dei ghetti nel quadro della situazione degli ebrei in Italia, nello Stato Pontificio, in Italia in generale. Ecco, a questo punto evidentemente sembra finito un ciclo, e la politica però Medicea Granducale si muove in maniera apparentemente contraddittoria se guardiamo quello che caratterizzerà la fine del Cinquecento
nell'esperienza pisana e poi di Cremonese. Questo è un quadro che sfugge alla dimensione raggiunta e, diciamo, di involuzione raggiunta nel resto della Toscana. E qui c'è una serie di motivi, ma chiaramente questo esula del nostro, della tematica del nostro, della nostra discussione, ed è un'altra storia. Però tradisce, come si può vedere, le interferenze della politica e della volontà di ottenere dei risultati al di là delle posizioni intransigenti che appaiono, possono apparsi prima, perché se c'è una chiusura nel ghetto c'è poi un'apertura enorme per gli ebrei pisani e poi livornesi nelle grandi, così, nelle, quelle che sono le grandi innovazioni della Livornina, della, così, del richiamo addirittura dei privilegi concessi. Abbiamo detto prima che a Pisa non c'è un ghetto e non ci sarà mai, tantomeno a Livorno ci sarà un quartiere, vabbè, perché sarà preferibile risiedere lì, ma il ghetto non è, diciamo, nella dimensione anche, come dire, così psicologica della situazione pisano-livornese, soprattutto livornese. Ecco, io mi devo fermare perché credo di aver varcato forse i limiti del mio tempo, ma volevo dire appunto le cose essenziali. Io avevo fatto un testo, ma ho pensato di cercare in qualche modo di dare un affresco, sia pure appunto abbastanza rapido. Grazie della presenza. Ringraziamo moltissimo il professor Alessandro per questa sua veramente chiara, chiarissima esposizione, che risponde molto bene, francamente, a quello che gli avevamo chiesto, raccontarci una storia appunto sociale partendo dal punto di vista dell'attività federatizia, ciò che ha fatto appunto egregiamente. Quindi lo ringraziamo molto per il suo contributo. Passo adesso la parola a Francesco Salvestini, collega appunto di storia medievale dell'Università di Firenze. Salvestini si occupa di storia medievale, i suoi interessi di ricerca sono relativi alla riforma della Chiesa, ha un'attenzione anche a certi movimenti economici e si occupa anche di storia dell'ambiente. In questo specifico convegno gli abbiamo chiesto di appunto illustrarci un po' l'attività federatizia ebraica, ma limitando, diciamo, l'indagine. Quindi in questo caso siamo in una prospettiva deduttiva, no? Andiamo dal particolare, dal generale più al particolare, nella zona appunto valpensana. Grazie. Sì, grazie Isabella. Io ho il, diciamo, la felice e non felice posizione di parlare per ultimo, e quindi gran parte delle cose sono state anche già un po' dette. E quindi, diciamo, voglio fare questa premessa: io sono l'unico dei relatori che non è studioso di storia ebraica, però ho incontrato più volte queste tematiche nell'analisi di storia sociale di questi territori. E introduco subito dicendo che parlare della, diciamo, della presenza ebraica, io userò questo termine, mi sembra quello che alla fine sia quello forse più la presenza, questo è indubbiamente. Anche perché secondo me effettivamente ciò che rende, quello che è stato detto oggi mi ha confermato le impressioni, perché ripeto, io non essendo propriamente un addetto ai lavori, avevo ricavato dalle mie letture, cioè di queste presenze, ecco, fino almeno al 400. E che la Valdelsa è proprio un esempio classico di questa realtà, l'abbiamo in larga misura anche già sentito. Dicevo, parlare della presenza ebraica in Valdelsa dopo... diciamo, è oggi anche relativamente più semplice grazie a degli studi recenti che, oltre a quelli che hanno investito un po' tutta la Toscana e quindi hanno toccato anche l'area valdelsana, e quindi è inutile richiamare, insomma, quello che è stato detto stamattina, Guzzati, Salvatore, l'Alessandra Veronese, eccetera, ma c'è stato appunto un lavoro di Maria Emilia Garruto che si è dedicata appunto ai Dapo Gibonzi, ed è stato diciamo, è un lavoro monografico che riguarda una situazione specifica, ma permette, insomma, perlomeno mi ha suggerito alcune considerazioni di carattere un pochino più generale. Per parlare della presenza ebraica in Valdelsa bisogna che io dia due punti di riferimento sulla Valdelsa e sulle ragioni economiche che giustificano
in un'area tra l'altro non caratterizzata dalla presenza di un centro urbano egemone, ma di tanti piccoli centri significativi, la presenza appunto di queste figure, di queste realtà appunto ebraiche. Cioè queste presenze si giustificano appunto con lo sviluppo economico che quest'area conosce, diciamo grosso modo tra la fine del XII secolo e la fine del XIV. Quest'area è notissimo, diventò un'area di grande sviluppo a seguito della presenza di una grande arteria stradale, cioè di questa grande strada appunto che collegava Roma con la Francia, insomma e il nord. Quindi si sono dovute creare tutta una serie di centri di medie dimensioni, ripeto, non c'è un centro urbano egemone, ci sono vari di analoghe medio-piccole dimensioni che però presi singolarmente, come ormai tutta una tradizione storiografica su questi temi ha ben spiegato, e collocati ipoteticamente altrove in Europa sarebbero stati tutti dei veri e propri centri urbani. Altra cosa importante che ci interessa per capire le presenze ebraiche, i centri si dividevano grosso modo dal punto di vista economico in due tipologie principali, una incentrata prevalentemente sull'attività finanziaria, il cui esempio principale è San Gimignano, e invece un'altra tipologia di comunità, di cui la più importante è Colle Valdelsa, in cui era prevalente l'attività manifatturiera. Secondo me questa, ripeto, sono impressioni che io ho ricavato dalle letture, ma secondo me questa differenza incide molto poi, soprattutto sulla durata della presenza ebraica in questi centri. Poi ci sono alcune località, diciamo, un po' più meno connotate dal punto di vista economico, perché appunto se San Gimignano, pur avendo una serie di manifatture, ha una prevalente connotazione finanziaria e Colli invece ha una prevalente vocazione manifatturiera. Ci sono poi delle comunità meno orientate, diciamo, in tal senso, che sono appunto San Miniato, Castel Fiorentino, Empoli, Certaldo e Poggi Ponzi, con differenze appunto fra le varie località. Sono zone in cui le attività produttive, specialmente appunto a Colle, a Castel Fiorentino, sono state molto molto diffuse e cito le più famose, la principale è l'attività vetraria che parte da due località minori, Montaione e Gambassi, ma poi si diffonde qui a San Miniato, si diffonde a Empoli, si diffonde insomma, in tantissime altre realtà e poi che è diciamo, l'attività quella più connotante, la Valdelsa. E poi c'è la produzione della lana, del lino, della seta, la concia delle pelli, soprattutto nella zona più verso il Valdarno, anche per una matrice più pisana. E tutte queste attività hanno favorito, unitamente alla presenza di un cospicuo investimento iniziale basato anche proprio sulla proprietà fondiaria, hanno animato il credito. E qui si arriva al problema di fondo. Abbiamo detto oggi in più occasioni che tutto sommato queste presenze sono abbastanza limitate. E sono abbastanza limitate anche per il fatto che il prestito in queste località è fatto soprattutto da cristiani. Cioè è questa la, secondo me, la connotazione che ha limitato fortemente il bisogno. Tutto sommato, forse effettivamente fino al primo 300, quando, come è stato detto, ci sono le prime attestazioni, forse la presenza fu sporadica e estremamente limitata, e direi limitata nel tempo e poi appunto anche dal punto di vista della quantità delle presenze. Del resto si è citato più volte oggi San Gimignano con questa precocità, no? Fino dall'inizio del 300, 1309 circa, sono documenti pubblicati anche da Robert Davidson, ci sono le deliberazioni del comune di San Gimignano che in questo senso sono molto, molto chiare. C'è una prima presenza, però tutto sommato questi Mosè di Deodato, Salomon di Manuello, eccetera, siamo negli anni della guerra tra San Gimignano e Volterra, e quindi insomma, si è ipotizzato che anche il bisogno di credito fosse derivato anche da questa situazione. C'è questo tentativo di far venire da Roma questi prestatori appunto ebrei, e si garantisce loro un interesse anche abbastanza elevato, inizialmente si parla del 30%, però sembra che poi questo contatto non abbia avuto un seguito particolarmente significativo, tanto è vero che bisogna aspettare sempre, se ho ben capito dalla storiografia, gli anni 40 in realtà del 300 per avere a San Gimignano una presenza consolidata, non è appunto anteriore, sempre per lo più proveniente appunto da Roma.
Nel 1392 le autorità appunto di San Gimignano stipulano, anche questa è la prima data in cui c'è una vera e propria condotta, e è una condotta tra l'altro ventennale, quindi abbastanza significativa, ma siamo già alla fine del secolo. E poi quello che l'impressione che ho avuto è che a San Gimignano, pur avendo avuto questa presenza abbastanza precoce e delle condotte anche appunto significative fra il 3 e il primo 400, poi mi aveva colpito il fatto che quando poi è stata fatta l'indagine a fine 500, a San Gimignano non ci sono più, cioè ci sono le presenze a Colle ma non sono a San Gimignano. Poi insomma ecco, dirò quella che l'impressione che ho avuto nel rapporto soprattutto fra queste due località in relazione alla presenza ebraica. La presenza a Colle è grosso modo poeta, cioè tant'è vero che negli anni 40 del 300 noi vediamo che in sostanza è sempre lo stesso, cioè Isaia di Manuello che agisce tra Colle e San Gimignano, e tra l'altro le due località ecco, avevano, diciamo, c'erano queste famiglie che agivano sia nell'una che nell'altra località. Però ecco, a Colle Valdelsa mi sembra di aver capito appunto dai lavori anche della Garruto che la presenza di ebraica a Colle Valdelsa, grosso modo poi a San Gimignano, che si afferma poi un pochino dopo, in realtà è quella più duratura, quindi sono più presenti a Colle che non a San Gimignano, e infatti poi questa famiglia che poi seguiamo nel 400, che appunto lei ha studiato, la si segue bene a Colle. Infatti 1444, cito soltanto delle date di riferimento, Manuele di Buonaventura da Volterra viene una condotta da 5 anni, nel 66 la famiglia Raffano è stata più volte ricordata, Elia di Salomone era attivo a Pocibonzi e a San Gimignano, siamo appunto negli anni 60 del 400. Elia di Salomone mi sembra che sia uno dei personaggi che è risultato poi un personaggio chiave nella presenza in quest'area. Abbiamo già visto tutte le parentele che ha attuato, quindi insomma non risto a ripetere queste considerazioni, però ecco, quello che mi ha colpito e che veniva fuori appunto dal lavoro della Garruto è che alla fine del 400 il banco appunto dell'Elia di Salomone da Poggibonsi finisce per esercitare, grazie anche all'appoggio della Repubblica Fiorentina che ormai controlla tutta la zona, una specie di monopolio. Ecco, quindi la residenza prevalente è a Colle Valdelsa, la base insomma che lui ha in zona, e poi alla fine è lui che gestisce il prestito sia a Poggibonsi che a Colle che a San Gimignano, e siamo ormai appunto alla fine del XV secolo. La famiglia poi insomma diciamo continua a essere presente, poi ci saranno gli spostamenti appunto a Bologna, insomma, però comunque mi sembra il dato essenziale. Ecco, quello che mi interessava, al di là dei dati che qui ci sono persone molto più esperte di me e che avete già in mano, io volevo invece sottolineare quello che secondo me, ecco, però io l'apro come una discussione, ecco. Sono alcune conseguenze che io tratto dall'analisi del caso Valdelsa. Allora, è chiaro che la presenza degli ebrei in Valdelsa è abbastanza precoce, abbiamo detto appunto inizio 300, e tutto sommato fra, diciamo anche abbastanza duratura, soprattutto appunto a Colle e a Poggibonsi. Quello che mi ha colpito invece è che nonostante la precocità a San Gimignano non mi sembra la località in cui il radicamento poi specialmente nel 400 è più stabile. Ecco, la spiegazione, provate a darmi una spiegazione di questa cosa, è che proprio che a San Gimignano, essendo una località vocata prevalentemente all'attività finanziaria, il prestito è stato fatto prevalentemente da cristiani, quindi tutto sommato è stato lasciato meno spazio di quanto non è successo invece a Colle Valdelsa o a Poggibonsi, dove una prevalenza dell'attività manifatturiera richiedeva il credito, ma c'erano minori operatori sul posto. Questo tenendo conto di quello però che dicevo prima, cioè che queste comunità sono fra loro estremamente collegate e che poi quando calano dal punto di vista demografico, quindi diventano località più piccole, più marginali anche nell'ambito del territorio fiorentino, si può arrivare che una famiglia gestisce il prestito in tutte le località. Però prima mi sembra che ci fosse un po' più una specializzazione in questo senso. Poi
Altra cosa, l'arrivo, diciamo, degli ebrei e dei prestatori viene disciplinato in due modi diversi. Cioè, nelle località, in alcune località sono i comuni locali che li chiamano, quindi soprattutto San Gimignano, Colle, all'inizio sono loro che li chiamano. E quindi sono quelle località che chiamano questi prestatori quando si tratta di comunità ancora indipendenti. Autonomi, perlomeno. Invece, nelle comunità minori, abbiamo parlato di San Miniato, abbiamo parlato la stessa Poggimonsi, la presenza ebraica è maggiormente tutelata da Firenze, cioè abbiamo una documentazione poi che è una presenza più chiara per il 400, perché è Firenze che gestisce in realtà sia la politica di queste zone, sia a questo punto anche la presenza ebraica. Quindi diciamo che l'impressione che ho avuto io nel passaggio poi tra Medioevo e Prima Età Moderna è che la presenza ebraica nella zona rimane, ma progressivamente diventa sempre più residuale, perché segue in maniera abbastanza parallela lo sviluppo di questa zona, di quest'area. Cioè, finché quest'area è stata economicamente significativa, pur avendo un'attività di prestito prevalentemente gestita da cristiani, perché questo rimane il dato, c'era bisogno anche di ebrei. Man mano che poi queste località perdono di rilievo, la presenza si fa meno significativa. Infatti nel 500 rimangono a Colle, sono abbastanza presenti, ma per esempio non ce ne sono, mi ha colpito non ci sia più presenza nel 1570 a San Gimignano. Basta, io avevo solo queste considerazioni che ho buttato più come, diciamo, uno spunto di riflessione che non come nuove informazioni sulla. Grazie Francesco, grazie appunto anche alla tua relazione, così abbiamo nuovi elementi di riflessione sulle dinamiche proprio che si sviluppano con le autorità, con le società e con le autorità politiche dei singoli luoghi che andiamo a analizzare. Dunque, siamo stati nei super tempi, quindi se facciamo una brevissima pausa e poi non c'è il caffè, quindi siamo liberi. Ecco, allora possiamo decidere collegialmente di che cosa fare, se La vogliamo. professoressa Veronese dice di tirare Vabbè, prima benissimo, quindi direi che adesso potremo passare alla fase della discussione di tutte le relazioni e poi si dà le conclusioni. Se qualcuno che vuole iniziare a intervenire. Magari altre domande puntuali, non so. Io volevo fare una domanda. Volevo sapere se c'è stato proprio un documento, un divieto esplicito da parte, cioè, ai cristiani di divieto di prestare soldi, o era solo diciamo, una scelta religiosa, un consiglio religioso? Non so chi può Grazie. rispondere. Vuoi rispondere? Il cristiano che volesse, diciamo, essere ossequiente alla fede non doveva fare esercizio di attività fedatizia, soprattutto di quel tipo di attività fedatizia, dell'usura, come viene poi correntemente chiamata, il prestito supremo. Tant'è che poi tutta la campagna, che per la fretta di concludere non ho menzionato, tutta la campagna degli ordini mendicanti che promuove i moti di pietà, ha lo scopo proprio di vedere, di trovare una soluzione intermedia. Proprio perché l'usura ebraica c'è e magari viene vista in termini negativi come quella che danneggia i poveri debitori cristiani, li danneggia, li toglie il pane, insomma, questo, si leggono queste cose nella, diciamo, accesa e violenta campagna delle prediche, degli ordini. Trovare appunto, creare delle fondare, delle strutture, delle istituzioni che sono
e inizialmente almeno di beneficenza, parto con l'idea di essere istituto di beneficenza, poi in realtà faranno un'attività bancaria vera e propria, diventeranno veri e propri banchi pubblici. All'inizio comunque lo scopo per cui vengono propagandati, il grande propagatore e campione della campagna per far sorgere in Monte Pietà è Bernardino da Feltre, no? Martino Tomitani, che fa correre, batte da un capo all'altro l'Italia, proprio perché evidentemente l'usura ebraica, l'usura cristiana alla fine finiva con mantenersi, con l'essere lo stesso, in maniera più o meno velata, si cercava di nascondere. Anche le grandi operazioni di cui abbiamo parlato, che non erano tanto prese di mira come il piccolo, come il prestito feneratizio, il prestito sul pegno, dei grandi operatori non ebrei, cristiani o ebrei, anche quando arrivavano a quel livello, tendevano a volte a non essere proprio esplicitati più di tanto. Se c'era un interesse chiaro, lo si nascondeva, si facevano, si fingeva di fare operazioni di cambiare, uno dei sistemi più usati era quello, si faceva figurare un cambio, in realtà era un interesse, era un prestito anche forte, il cambio già prefissato nascondeva o copriva l'interesse pagato, o le assicurazioni o le altre forme di operazioni fittizie. C'è una grande trattatissima in questo senso di opere economico-giuridiche e anche etico-economiche che prendono in mira proprio queste operazioni, perché ne svelano, quando sono in grado di svelarle, le artifici e le condannano, no? Questi in realtà sono usure tagliate, sono usure nascoste, eccetera, eccetera. Quindi nel lungo periodo si vede come non è che l'ordine fosse tassativo e potesse diciamo negativamente operare e escludere, lo cercava di escludere, ma in realtà erano mille i modi per poi mantenerlo apertamente o in maniera così abbastanza sotterranea. Quindi direi che era un principio morale, e lo sforzo dei predicatori, dei teologi, era quello di distogliere i cristiani, cioè cercate di non peccare, cercate di non peccare, peccate mortalmente se fate gli usurari, come appunto le meretrici, solo che è meglio che lo facciano gli ebrei, così almeno voi non peccate. Questo è il principio. Se posso aggiungere una cosa riguardo al prestito, diciamo, in ambito cristiano, diciamo così. Fra gli enti che nel pieno medioevo, insomma, hanno prestato di più, ci sono stati i monasteri. Quindi sembrerebbe il massimo della contraddizione in termini, cioè i monasteri benedettini erano grossi centri, e spiegava Jacques Legoff, ma anche altri studiosi, cioè in realtà non è che questa attività venisse poi così tanto mal vista, era anche l'unico modo per certe realtà rurali in cui si trovavano i monasteri che agivano all'interno di ambito di comunità, di animare un minimo di circolazione monetaria. Cioè i monaci avevano i mezzi, ed era un compito caritativo quello di aiutare la popolazione, nessun altro avrebbe fatto credito alla popolazione rurale. La cosa curiosa è che si parte dal presupposto che i monasteri benedettini, ne parlo proprio qui a livello anche di comunicazione, di divulgazione, ci si fa il presupposto che i monasteri benedettini hanno accumulato i loro beni grazie alle donazioni. In realtà non è vero, insomma, cioè gran parte dei monasteri benedettini ha affiancato alla donazione di beni tutta una serie di fondi di terra che è stata acquisita con contratti più o meno velati, ovviamente studiati da Cinzio Violante e da altri, che erano prestiti su pegno fondiario, chiarissimi, cioè, e che i monaci prestavano con la certezza che poi il debito non sarebbe stato restituito, e loro volevano che il debito non fosse restituito, in modo tale da poter incamerare quella terra. È così che poi si è formata le grandi proprietà fondiarie. Tanto più che poi molti contratti di donazione, atti di donazione, in realtà non erano questi, ma è proprio interessante studiare dal punto di vista formale,
prevedevano spesso dei codicilli in fondo in cui si diceva che qualora fosse stata restituita la cifra, la carta sarebbe stata eliminata e quindi sarebbe rimasta solo la carta di donazione, per cui cioè, va bene, io perdo il bene perché non sono in grado di restituire il pegno, si taglia l'ultima parte della carta e sembra una donazione. Questo ci sono molti studiosi che hanno osservato questo tipo di, proprio anche sui supporti, sui documenti. Quindi il rapporto tra il prestito e il mondo cristiano è una realtà molto, effettivamente molto complessa, che ha dato luogo, anche perché poi i tipi di prestito sono tanti, insomma, quindi il prestito sul pegno fondiario era tipicissimo dei denti religiosi. Due parole molto veloci. A proposito di quello che diceva lei del fatto che sì, prestare è un peccato, volevo semplicemente far notare che è un argomento che usano anche gli ebrei in modo abbastanza furbo, un rabbino di Narbona nel 200 scrive a San Luigi per dirgli che, cioè, guardi il signore Ebano, che la lettera non è stata spedita ovviamente, perché è molto dura, però dice: facci beccare noi, che la nostra salvazione non è un tuo compito, perché il re si preoccupa della salvazione dei soggetti cristiani, quindi in modo molto un po' cinico, in un certo senso, questo senso del peccato è utilizzato anche a favore del resto ebraico, è una lettera molto interessante. No, volevo solo proporvi così per la nostra riflessione: abbiamo detto tutti quanti che le comunità non sono comunità, che sono piccole, e anche io l'ho detto perché è ovvio quando vediamo i documenti, sono piccole comunità sul piano numerico. Però una domanda che volevo indirizzare un po' a Alessandra, a pranzo abbiamo parlato di tutt'altro, ma 0,5% sembra poco, siete d'accordo? Invece non lo so se è poco. Oggi, vabbè, sono società diverse, con delle minoranze che hanno un profilo diverso, tutto quello che volete. Però oggi per trovare un ebreo bisogna prendere 2.000 italiani. Allora 200. Quindi ci sono 10 volte più ebrei. Quindi immaginatevi un'Italia di oggi con 10 volte più ebrei. Con tutte le differenze che ci sono tra le società medievali e del primo ventunesimo secolo, cioè è poco sì e no, semplicemente. Poi dobbiamo riflettere su questo poco, perché ci sono 10 volte più ebrei. Ce ne sono più o meno come in Francia, il mio paese, dove la popolazione ebraica è attorno a 0,5 o 1%. Quindi ecco, volevo solo dire, non so se... Però io quando mi riferivo a quella percentuale indicativa, mi riferivo ai luoghi in cui ci sono ebrei. Quindi se poi uno prende invece tutta, prende, diciamo, fa un voto sulla popolazione, sono molti, molti meno. Ah. E in questo senso forse... Se no si arriverebbe a 50.000 ebrei. Diciamo sicuramente non poi nell'Italia centro-settentrionale, dove appunto sono molti meno. Cioè, se uno fa il conto delle località dove ci sono, allora si arriva anche a quella che comunque resta abbastanza bassa, perché non è certamente un... Quindi siamo molti... quanti ebrei in Italia ci sono? Perché nel Ducato di Milano è il 0,5% dell'intero Ducato. Sì, ma il Ducato di Milano però è abbastanza... Cioè, diciamo, per esempio, ci sono locali, ci sono luoghi, ci sono regioni in cui la densità ebraica è ancora minore. Certo. Per esempio in Toscana inizialmente è veramente molto bassa. Tra l'altro diciamo nella prima fase non abbiamo quasi, abbiamo solo questo movimento ascendente da Roma, però per esempio non abbiamo quasi nulla proveniente dal nord. Certo, cioè non c'è, poi da un certo momento in poi sì, le cose cambiano un pochino, però nella prima, più giù che in Veneto, sì, però nella prima fase assolutamente. Infatti, tra l'altro, da questo punto di vista la Toscana, per quel che ne so io, diciamo, mi sembra relativamente, tra molte virgolette, omogenea, cioè nel senso che effettivamente si trovano ebrei che più o meno hanno tradizioni analoghe e riescono anche a organizzarsi, non costituiscono comunità, nel senso che abbiamo detto più volte, quindi non sto ripetendo, però in realtà esiste una sorta di organizzazione comunitaria che è sovrastatuale e sovralocale. Non è casuale che per esempio ci sia questo famoso sinodo di Ferrara, no? Certo. Ecco, quello è un esempio di tentativo, una sinodo ebraica, in cui appunto da cui partecipano ebrei provenienti da numerose località, quindi naturalmente anche località toscana, e si cerca di trovare una sorta di politica comune, proprio perché in realtà risulta difficile, vista questo elemento demografico così debole, riuscire poi invece a trovare ad avere un'organizzazione comunitaria nelle singole località. Quindi in questo senso
è sicuramente interessante. Una cosa che volevo dire, che non ho avuto tempo di dire stamattina, perché poi alla fine ho dovuto concentrare. Ecco, un elemento molto importante effettivamente è quello della ricostruzione prosopografica per quel che riguarda la storia, diciamo, delle presenze ebraiche, perché effettivamente, ecco, uno dei grossi problemi di fronte ai quali si trova davanti lo studioso è che la maggior parte, degli ebrei, appunto, come abbiamo visto, si muove moltissimo. Allora, ci sono dei casi, per esempio appunto a Volterra, da Volterra, qui da Pisa, forse anche da San Miniato, cioè in cui la presenza dura sufficientemente a lungo da far sì che alla fine questi assumano il nome di quella città come forma coniuminale stabile. Tant'è vero che per esempio da Volterra, che poi per varie ragioni se ne andranno da Volterra, in gran parte verso la fine del 400, tranne uno sparuto gruppo che rimarrà nonostante tutto, poi alla fine finirà con una sorta di conversione di tutti coloro che rimangono a vivere a Volterra. Tra l'altro conversione interessantissima, perché conversione per gradi, no? Prima uno, poi l'altro, cioè praticamente dal 1502 al 1512 abbiamo tre conversioni. Il primo è il fratello, poi la sorella Cosma che si muove, diventa monaca, quindi tra l'altro probabilmente è una conversione, in questo caso lei probabilmente per fede, non per matrimonio, e poi alla fine l'ultimo dei figli, no? Di quello che era stato uno dei libri più importanti di Voltaire. E anche lì si vede appunto che questa conversione è una conversione che non porta a nessun mutamento nelle relazioni interpersonali. Anche in questo senso l'Italia e la Toscana in particolare sono molto diverse da altre zone d'Europa. Pensiamo soltanto appunto alla penisola iberica. Dopo il 1391 l'idea che i conversos debbano rimanere separati nettamente da coloro che sono rimasti ebrei si fa sempre più strada. Da noi continuano addirittura, cioè, ma questo non solo a Volterra, ci sono tantissimi casi, no? Io ne ho un a Urbino, per esempio, c'è un solo convertito che io conosco in circa 100 anni, il quale a un certo punto la sua massima attività è quella di occuparsi dei nipoti, delle nipoti, dei matrimoni dei nipoti, come pur essendo ormai diventato lui un servitore fedele di Federico da Montefeltro, quindi anche intanto alla corte non ancora ducale, che poi diventerà ducale. Ecco, quindi in questo senso c'è anche proprio questo elemento di continuità. Quando però abbandonano Volterra, alla fine questo da Volterra, che poi perde il da e diventa Volterra, ma appunto Volterra è moltissimo un epigono da Volterra, rimane. Ma nella maggior parte dei casi, quando la permanenza in un luogo non dura abbastanza lungo, che cosa succede? Che spostandosi ricambia il nome. Per esempio, noi abbiamo un caso di una famiglia da Norimberga che prima arriva a Treviso, poi a Venezia, diciamo comunque nei pressi di Venezia, e poi a un certo punto va ad Ancona. Allora, questa famiglia da Norimberga, dopo due generazioni, è identificata come da Ancona, però se noi non riusciamo a ricostruire dal punto di vista prosopografico la genealogia, noi non sapremo mai che questi da Ancona, che poi in realtà poi da Ancona ritornano un'altra volta nel tempo, cioè un continuo movimento circolare, non sapremo mai che provengono da Norimberga. Quindi un problema anche grosso per cercare di capire un po' come funzionano questi network e quali sono i livelli di interazione tra le varie famiglie, i vari livelli sociali. Prima per esempio anche lì Mafalda diceva che in alcuni casi si associano, però non arrivano mai a un rapporto matrimoniale. E questo è abbastanza comprensibile, perché esistono, la società ebraica è molto stratificata socialmente. No, è un po' questa idea che a volte si ha, che è un po' naif, ma però è molto diffusa. Siccome sono ebrei, allora fanno parte di una minoranza e quindi tanti a forza devono essere tutti amici, ma neanche per solo, a parte che litigano da morire. Cioè, fate conto che tot caso di divorzio, cioè in cui vanno davanti ai rabbini, allora prendo rabbino 1 e dice una cosa, non mi va bene, rabbino 2 dice una cosa, non mi va bene, rabbino dopo 27 rabbini, alla fine vanno dal vescovo, cioè, veda lei, perché non se ne può più. Cioè, per cui anche lì, cioè, non c'è questa solidarietà, non esiste, o meglio, esiste, ma esiste secondo criteri ben definiti, per cui il livello sociale indica, cioè fa sì che sia necessaria, cioè anche questa mobilità di uomini e di capitali è necessaria proprio per un discorso matrimoniale. Se in una località abbiamo una o due famiglie, per trovare un partner che sia economicamente e socialmente adeguato, quasi sempre non ci si può riferire all'ambito locale, assolutamente. Sì.
ci sono, sono rarissimi i casi in cui ci si sposa, diciamo, scegliendo un partner che è nettamente inferiore, ma sono casi particolarissimi. Io ne ho uno a Sant'Angelo in Vado, appunto nel contea, con il Ducato di Urbino, ma lì veramente è un caso particolare, perché questo, questo figlio ultimo, figlio, unico figlio di un banchiere di Sant'Angelo, che poi non è un banchiere maggiore, a un certo punto lo troviamo andare, cioè prendersi come sposa la figlia di un tintore di Pesaro, e uno dice, ma perché si prende la figlia di un tintore di Pesaro? Questo si chiama un banchiere, e poi si scopre il perché, perché questo angelo, si chiamava così, poi viene, dice, era Demens et Mente Cactus, e essendo Demens et Mente Cactus, praticamente che cosa fa il padre? Si prende una brava donna, gli fa un bel contratto, gli fa una bella contratto tra cui gli dice, guarda, quando muoio io muoio tutti il 50% di tutto, quindi gli lascia un sacco di soldi e si paga la donante. Questa è la realtà, cioè, però se no normalmente c'è proprio un problema di relazioni anche, anche dal punto di vista matrimoniale, e questo spiega anche la necessità di questo continuo movimento di uomini e di capitali. Aggiungo come ultimissima notazione, che mi taccio, lo giuro, che c'è un problema anche di sicurezza. Allora, il fatto di investire, questo lo vediamo non solo con, lo vediamo con tantissime famiglie anche operanti in Toscana, in più banchi, che poi appunto non sono solo banche, ma poi sono, sono compagnie commerciali, sono a volte anche in, proprio imprese di carattere, insomma, artigiani, industriali, insomma, tra molte virgolette, così possiamo dire. E il fatto che investano in così tanti luoghi diversi e spesso in stati regionali diversi, anche la funzione, diciamo, di assicurazione, perché in qualche, cioè voglio dire, perché gli ebrei non vanno, mi spiace che Piero è andato via, ma cioè, gli ebrei del Ducato di Milano non, non casualmente spesso hanno delle attività a Mantova, e si capisce benissimo il perché, vuol dire, fare 50 metri da un'altra parte, cioè quindi c'è anche proprio il problema di dire, devo differenziare il tipo di attività. Quindi chiaramente il prestito creditizio, che è poi la scusa, è quello che serve per avere, attenzione, anche qui c'è un problema, la dispensa da fare per poter accogliere, perché teoricamente non sarebbe stato possibile, cioè, o perlomeno avrebbe creato dei problemi. Allora si comincia dicendo che servono questi generatori perché il popolo è povero, eccetera, eccetera. In realtà, diciamo, gli ebrei da un punto di vista economico, la funzione principale non è certamente quella del piccolo prestito su pegno, è quella di attivare l'economia, soprattutto nelle zone in cui questa economia è più depressa, per l'appunto, no? E poi, da un altro punto di vista, questa è un'espressione che spesso Michele Luzzati, che io trovo illuminatissima, dice, erano il bancomat del Medioevo. Cioè, quando uno aveva bisogno rapidamente di contanti, andava dall'ebreo, che ovviamente aveva tutto l'interesse a differenziare, sia da un punto di vista geografico, sia da un punto di vista appunto di tipologia produttiva o comunque economica, la sua attività, perché qualunque cosa fosse successa era possibile prendere armi e bagagli e trasferirsi rapidamente da un'altra parte senza perdere di tanto. Scusate. Volevo chiedere qual è stato il contributo, diciamo, della prassi degli ebrei, appunto, del prestito del denaro nell'ambito del diritto europeo medievale. Cioè, alla fine, sto parlando di degno, ha parlato della donazione, che poi sostanzialmente in realtà forse è un patto commissorio. Allora, ecco, volevo sapere se in qualche modo ha inciso la pratica ebraica sulla, poi sui comportamenti legali in Europa, anche perché a livello di divieto di questa misura, come diceva il signore, c'era il divieto di patto commissorio, che era stato peraltro anche confermato da, non ricordo quale papa, Urbano, veramente, e che in qualche modo unito anche la cultura, diciamo, occidentale e quella orientale musulmana, come dietro di Riva. E quindi ecco, in questa cosa la volta. Come? Ah, chiunque volesse aprivo un problema. Non credo che ci sia una, diciamo, un'interferenza piena
dal punto di vista giuridico, perché poi tutte le clausole erano già stabilite, concordate, che riguarda i contratti di apertura alle condotte ebraiche, quindi c'erano delle clausole che favorivano, diciamo, l'inizio della condotta stessa, che garantivano agli ebrei tutta una serie di aspetti, e c'erano tutte, anzi molto capillari, se si leggono nei vari capitoli delle condotte appare molto chiaro questo, ogni aspetto viene disciplinato attentamente, ci sono quelle garanzie senza le quali gli ebrei non avrebbero accettato l'accordo, ci sono le modalità per il prestito, per l'interesse, la dimensione interesse, infatti in genere mediamente, diciamo, la maggior parte sono 20% annuo, ma spesso anche il credito, in qualche caso arriva a 40%, però questi sono effettivamente molto alti questi, ma sono parte della prassi così concordata, quindi dal punto di vista giuridico direi che sono frutto di una piena concordia tra le parti. Quindi non c'è una particolarità ebraica magari nei vari studi di garanzia o meno, può darsi che qualche studioso del diritto l'abbia fatta questa analisi, particolarmente sul piano tecnico giuridico. Apparentemente mi sembrerebbe di no, dal punto di vista di quello che posso giudicare. Giusto due curiosità. Confessando la mia non perfetta conoscenza di ebrei in Toscana, volevo chiedere qualcuno altro conoscenze sugli ebrei in Sicilia. Si è accennato prima appunto delle differenze sulle presenze anche proprio demografiche presenti a livello urbano. Volevo chiedere sull'insegnamento, visto che stamattina si era parlato un pochettino sulla concentrazione in un determinato quartiere o non della popolazione, ad esempio, visto che Empoli era più o meno spostata verso la Porta Fiorentina, San Giovanni Valdarno era più spostata verso una porta, mentre la dottoressa Veronese diceva appunto che per il numero non troppo ampio di popolazione non c'erano dei veri e propri, diciamo, ghetti, ecco, chiamiamoli, dei veri e propri quartieri, esatto. Questo è un provvedimento solo legato al numero o anche a un provvedimento dettato anche dalla politica dei regnanti urbani? Spero che la domanda parte dal: a Palermo all'inizio 1300 ci sono, non so proprio le stime, la quantità esatta demografica, però insomma è un bel gruppo, un trito di ebrei che effettivamente vivono in simbiosi, come ha dimostrato Abulafi nel suo ultimo studio, simbiosi anche molto stretta con la popolazione cristiana all'interno dell'abitato urbano palermitano, quindi il quartiere del Cassero ha proprietà cristiane, gli attinotari effettivamente evidenziano la presenza di molti ebrei che commerciano, che sono artigiani per lo più, e quindi sono disseminati comunque in tutto il territorio, non c'è un'unica concentrazione appunto in un determinato quartiere. Mentre nel 1311-1312, con un atto di Federico III, c'è un primo tentativo di ghettizzare appunto in un quartiere la comunità ebraica. Questo forse, non so, appunto se è questione economica, volute più da questioni dei francescani spirituali, un momento più radicale che stava la corte di Federico III, quindi ci sono delle prospettive più politiche oltre che demografiche per l'insediamento. Questa è la prima domanda. La seconda, la chiedo per lo più al professor Cassandro, è relativa al prestito, sempre partendo, diciamo, dalla mia conoscenza sulla Sicilia, cosa che un po' ha stupito molti studiosi, che effettivamente la componente ebraica in Sicilia è molto attiva, vediamo come artigiani, come lavoratori, hanno vigneti e quindi sono molto attivi nel commercio delle uve e del vino, come ha detto oggi la dottoressa Dunazzi. Mentre un ruolo effettivamente poco attivo è nel credito internazionale. Ecco, viene sottolineato il fatto che fanno credito, ma a livello locale, se non massimo regionale, mentre nel grande commercio internazionale la presenza del prestito, comunque dei finanziamenti ebraici, è molto assente in Sicilia, nonostante appunto la popolazione fosse numericamente abbastanza importante. E riallacciandomi a quanto diceva il professor Salvestrini, perché effettivamente il credito poi in Sicilia lo facevano i toscani, insomma, o i cristiani, anzi, prima ancora che... Se posso rispondere subito, è proprio questa la dimensione ebraica, mediamente non è internazionale sul piano, anche se a volte hanno fatto grossi anche
grossi traffici di presso il denaro, di dimensioni elevate, eccetera, eccetera. Però mi sembra di poter escludere, non è un fatto sul piano, questo, questo è un fatto che potremmo allargare un po' al quadro così generale. Quel settore lì effettivamente era coperto abitualmente dagli altri. E il discorso appunto che si è fatto prima della minore così vulnerabilità, tra virgolette, di quel tipo di attività deriva dagli interessi collegati, interdipendenti che c'erano tra la grande finanza, la grande politica, le esigenze che sono, diciamo, travalicano a volte, passano sopra, al di là di quegli strumenti che potevano coprire tanti aspetti. Ma approfittavo di questo per diciamo, intervenire anche sul piano di quello che ha detto, cioè, non c'è più Marci, cioè, il collega Salvestrini, sui monasteri. Ma sì, i monasteri facevano attività, poi era nella regola benedettina di operare, far crescere, fare tutto, e poi naturalmente gli esiti sono stati quelli che ha detto lui. La polemica viene infatti dagli ordini mendicanti, che in realtà facevano oggetto della loro esemplare vita, almeno ufficialmente, così ottenimento alcuno se non di elemosina, di non avere proprietà di nessun genere, di fare un voto di povertà assoluta, e sulla base di questo naturalmente criticavano probabilmente anche i ricchi monasteri che facevano tutt'altro. C'era ovviamente una polemica anche larvata in questi, al di là di quella che è stata quella loro campagna forte per eliminare la piaga, come era considerata, del prestito usurario e delle stesse banche ebraiche che non vogliono distruggere, ma insomma se crei dei monti di pietà alla fine finirà col essere un'attività che sottrae o una parte almeno dell'attività agli ebrei, insomma alla fine poi tutto si muta in qualche modo. Quel che riguarda la questione, diciamo, della residenza, allora, il punto è che nell'Europa medievale non esiste nulla che sia paragonabile al ghetto di età moderna. Cioè, possono, naturalmente qui poi il discorso cambia moltissimo a seconda dei tempi e dei luoghi, perché non si può fare un discorso unico. Quello che però è chiaro, non posso fare un discorso generale, se no ci impiego un'altra mezz'ora, perché ho appena finito di scrivere giusto appunto un contributo per l'amendola sullo spazio ebraico. Quindi. E quello che però è chiaro è che non c'è mai da nessuna parte un obbligo di residenza. Cioè ci possono essere delle politiche che inducono a raggrupparsi in un determinato quartiere. Ci possono essere delle politiche, come appunto quello che come succede nella penisola iberica dopo la fine del 300, nel corso del XV secolo, che vietano per esempio la coesistenza di conversos e di ebrei. Per cui attenzione, non di cristiani vecchi e di ebrei, ma di nuovi cristiani ed ebrei. Ma lì chiaramente il problema è squisitamente, come posso dire, teologico. Cioè tutti temono che questi possono giudaizzare. E diventare lapsito e tornare al giudaismo, che chiaramente è visto come peste corna, quindi assolutamente, anche perché non dimentichiamoci che specialmente dopo gli eventi del 1391 nella penisola iberica abbiamo un alto numero di conversos che però sono tali in quanto convertiti forzosamente, quindi chiaramente non si tratta delle poche conversioni, cioè perché nella nostra penisola, soprattutto nel centro nord, non ho mai trovato una volta una qualunque norma che dicesse che non possono vivere insieme. A Roma l'Anno Esposito addirittura ha mostrato, no, come ci sono due soci ebrei, uno si converte e continuano a gestire la stessa attività insieme e a nessuno viene in mente di dirgli non vi dovete più vedere, perché sono appunto conversioni volontarie, quindi il rischio dello giudaizzare è molto limitato. Per quel che poi riguarda nello specifico la situazione della Toscana, diciamo, il punto è che non esiste, cioè la dimensione demografica è tale che neanche volendo, dice, come faccio? Voglio dire, intanto c'è anche un altro elemento interessante. È vero che sono dei marginali gli ebrei, comunque,
però sono dei marginali, come appunto si diceva prima, molto centrali. Se uno va a vedere dove sono localizzati i banchi, no? Per esempio dove sono localizzati i banchi di prestito, non è che sono localizzati in qualche zona, vuol dire semi suburbana, cioè sono in Atuslate al Magno quasi sempre, comunque cioè a Volterra sono vicino a Piazza Maggiore, in tantissimi altri posti sono comunque nei quartieri principali della città. Quindi sono un elemento, come posso dire, un arredo urbano, comunque sono un elemento che è una presenza molto forte. Poi attenzione a un altro elemento. Noi tendiamo a sovrastimare il ruolo dei banchieri, non perché naturalmente i banchieri non avessero un ruolo, hanno un ruolo importante, perché comunque sono quelli che attraverso la condotta in qualche modo segnano anche i diritti e i doveri della popolazione ebraica, no? Altra cosa che mi sono dimenticata di dire, non esiste alcun posto in Toscana che io sappia, perlomeno non nel 300, perché all'inizio del 400, prima del 400, in cui a un ebreo viene imposto di portare il segno, eppure il Laterano IV è chiarissimo, dal 1215, pernacchia grande una casa, dice primo i banchieri dicono no, allora chiariamoci subito, segno io non vengo, quindi già per cominciare dice no, allora sono esagerati a portare il segno. Poi dopo loro nelle condotte ci fanno mettere dentro tutti, perché dicono allora, dice il detto prestatore e i suoi figli, nipoti, moglie, servitori, amici, cioè tutti praticamente non sono esentati allo stesso modo. Allora sotto questo grande cappello del prestatore, del banchiere o dei banchieri, nel caso in cui ci siano due banchieri presenti, in realtà ricade tutta la popolazione ebraica, che non necessariamente è tutta impegnata in attività creditizia, perché ci sono gli artigiani. Ora, questo magari in Toscana si vede un po' meno bene perché ci sono meno fonti, ma se uno va a vedere il caso studiato da Tuaf per l'Umbria, è chiarissimo che c'è una popolazione, un'ampia parte della popolazione ebraica che è dedita all'artigianato. O nel caso poi addirittura del Ducato di Urbino, noi abbiamo gli ebrei che sono dediti appunto all'allevamento del bestiame in società, appunto questo piano sociale con i cristiani, e ci sono tutti questi atti lunghissimi in cui descrivono il vitello di pelo rosa con una macchia nera, cioè, e però voglio dire, quindi non c'è proprio motivo, voglio dire, di imporre una residenza, perché tanto tutti, intanto allora prendi il segno, a cosa serve il segno? Perché a Volterra non lo sapevano che quei 15 individui erano ebrei, ma figuriamoci, lo sapevano tutti, no? Cioè immaginatevi un paese adesso di 3.500 abitanti, l'Italia era Volterra, no? Che, cioè, figurati se ci fosse un gruppo di extracomunitari, tutti saprebbero che quello è il gruppo degli extracomunitari, ma però è ovvio perché sono pochi, no? Cioè una cosa se mi dice che ho 1 milione di abitanti, e allora già il discorso del segno non serve a nulla. Il discorso del raggruppare, ma si raggruppano da sé, cioè sono una famiglia, in realtà una sorta di grande casa di famiglia, poi in alcuni casi, come nei casi appunto dei banchieri più abbienti, come questi da Volterra, o da Pisa, o da San Miniato, hanno le tenute, i da Volterra hanno questa tenuta di polveroso, no? Che è appunto nella quale poi si dedicano a grandi attività, diciamo simili signorili, no? A una caccia, poi mandano Lorenzo il Magnifico, dice egregio signor mio, i frutti della mia caccia fortunata, gli mandano un capriolo che chiaramente non è kasher, quindi non se lo posso mangiare, più un'altra cosa che non è kasher manco quello, poi essendo stata cacciata non si può mangiare uguale. Quindi voglio dire, hanno proprio uno stile di vita che è abbastanza uno stile di vita di appunto da ceti alti, ceti, e non, cioè non entra proprio nell'idea di poterli in qualche modo obbligare a una residenza forzata, anche perché non dimentichiamo che comunque costoro vengono dove nella maggior parte dei posti in cui vengono chiamati appunto servono da attivatori di un'economia locale che è asfittica, cioè Volterra agli inizi del 400 è un'economia asfittica, infatti non è un caso che sia interessata all'arrivo degli ebrei. Altri luoghi, altre località che ho citato stamattina hanno un'economia insomma piuttosto in difficoltà, e quindi l'ebreo serve, cioè quel qua l'ebreo, queste sono famiglie che a loro volta, come abbiamo visto, hanno contatti con decine di altre famiglie in giro per l'Italia e per l'Europa, perché poi in molti casi hanno anche delle relazioni internazionali, cioè per esempio con la Catalogna, no? Ci sono non so quante relazioni, quindi è un modo per dire riporto queste località che per varie ragioni erano un po' uscite da un discorso economico generale all'interno di una rete di scambi e di relazioni. Quindi, e se a un certo punto gli ebrei non sono soddisfatti,
non è che si mettono a piangere, dico vabbè, cioè mi piange, cioè a volte vogliono aumentare la tassa per la condotta, gesto plastico, gli dicono no, e stanno lì 4 anni, dice vabbè adesso aspettiamo, fino a che poi alla fine dicono vabbè, va bene, ok, d'accordo, vi rinnoviamo alle vostre condizioni, perché alla fine, cioè, non, diciamo, gli ebrei non sono necessari, questo assolutamente no, però sono molto utili. Cioè è chiaro che nessuno può sostenere che gli ebrei erano necessari all'economia cittadina, no? Perché sicuramente non erano necessari all'economia cittadina di Siena, sicuramente non ha quella di Firenze, ma in questi invece in località un po' meno brillanti avevano una loro utilità, non erano necessari ma comunque rappresentavano un mezzo di, diciamo, di recupero da un punto di vista appunto della creatività economica e del ruolo economico e sociale di queste località. Devo aggiungere ancora in risposta alla tua domanda, poi anche il discorso, appunto, quello che dicevo io per San Giovanni Valdarno ricade nel fatto che erano concentrati perché erano famiglia più magari soci, ma insomma erano tutte le stesse persone, quindi una casa grande, era molto grande, ma abbastanza. Riguardo al discorso poi del anche, cioè, anche dopo che c'è stata l'apertura dei ghetti in Italia, quindi dopo la metà del Cinquecento, in realtà non bisogna considerare automatico che in tutte le località anche a densità ebraica un po' più alta siano stati aperti, perché ci sono dei casi, per esempio, allora cioè, a Pisa non c'era il ghetto, ma a Pisa anche lì c'era una famiglia, quindi si auto, però invece anche in realtà dove c'erano più famiglie, per esempio come quella di Camerino e anche di altri centri delle Marche, che poi voglio dire erano sottoposti direttamente anche a Roma, quindi uno potrebbe pensare che lì la morsa fosse, in realtà nella stessa Camerino, nella seconda metà del Cinquecento, non si crea il ghetto, si dice semplicemente che ogni famiglia, perché ce n'erano 4-5 almeno diverse, può continuare a risiedere dove vuole, magari dice evitando le zone più centrali, perché questo magari cominciava a dare un po' di... poteva dare noia a qualcuno, nel senso prima erano tutte le famiglie o quasi erano concentrate proprio vicino alla piazza grande dove c'erano i banchi. Poi si dice andate a vivere un po' nelle strade, anche sparpagliate, ma nelle strade dove vi si vede un po' di meno, però senza la creazione del ghetto. E riguardo a quel discorso del sud, insomma dell'Italia del sud, almeno per il 400 si vede che a fare grossi affari con i regni del sud sono comunque i banchieri del centro nord, cioè per esempio i banchieri toscani da Volterra, da Camerino, sono quelli che prestano alla corona di Napoli 6-7 mila ducati, per esempio in un periodo di guerre, comunque in un periodo di necessità, quindi diciamo che probabilmente il loro ruolo erano talmente famosi sul suolo peninsulare che se un regnante o comunque una figura di spicco aveva bisogno, no, del piccolo prestito, aveva bisogno del grosso investimento, lo veniva a chiedere direttamente al nord. Mi riferisco a quanto diceva Francesco, cioè il tuo tentativo di interpretazione e spiegazione della percentuale veramente da non specialista, ecco, qui molto esigua, significativa, ma esigua, di presenza ebraica in Toscana, no? Tra il XIV e il XV secolo, se non ricordo male, tu hai detto in definitiva il motivo per cui questo non avviene è perché il prestito è comunque assicurato da cristiani, anche a livello di studi, eccetera, eccetera. Nello stesso tempo lei mette in rilievo che in alcune aree sono attivatori di economie in difficoltà o in aperta crisi. Allora la domanda mia è, possono essere assunti? Cioè, se il motivo dell'insegnamento della condotta è economico, perché si pare di capire che avete tutti unanimemente evidenziato questo elemento, no? Fondamentale di un insegnamento di presenza. Ecco. Potremmo desumere
l'impressione allora che l'economia toscana non è un'economia in crisi, nel momento in cui invece parliamo di crisi del 300 e del 400. Ecco, la domanda che è apparentemente paradossale, no? Ma la forte insistenza, motivatissima, di verificare la presenza degli ebrei come elemento innanzitutto immediatamente economico, no? Di un'economia che è stato ben chiaro nel corso della giornata, e innanzitutto quella del prestito al consumo, lascerebbe pensare che tutto sommato è una regione che in quel momento lì, con questa scarsa presenza, potrebbe avere un'economia finanziata attraverso altri canali e quindi non necessariamente necessitante di un sostegno, di un buon economico come insomma. Ma infatti l'impressione che ho io è stata proprio quella, cioè che tutto sommato queste presenze precoci in Valdelsa sono, le definirei quasi accessorie, cioè l'economia comunque funziona perché il credito c'è comunque. Non a caso si parla di San Gimignano, una presenza in un momento un po' difficile della storia di San Gimignano, la guerra con Volterra. E in guarda caso questo fatto del 1309 velocissima eccetera, però non è che poi dà seguito a un cioè sembra che sia una cosa quasi abortita, in realtà è dagli anni 40 che poi sta. E sì, io quasi la definirei accessoria, cioè ci sono delle, che però nei momenti magari in cui c'è da riattivare un po' l'economia, allora si chiama, cioè si sa che possono essere un aiuto, però secondo me in tanti casi non ce n'è proprio bisogno, e quindi effettivamente queste località ancora al primo 300 sono abbastanza, infatti secondo me nelle località valdelsane fino agli anni 30-40 del 300 non si può parlare di crisi, ecco, secondo me assolutamente no, perché se è vero che è difficile documentare la popolazione, è abbastanza evidente anche dall'inizia, cioè è un po', non inizia con l'inizio del secolo, non si avvia all'inizio del secolo, si avvia più tardi, e quindi nella prima metà arrivano queste comunità, queste presenze ebraiche, ma l'economia funzionava, direi quasi anche a prescindere da loro, ecco. Mentre nelle località più piccole e in epoca un pochino successiva, quindi appunto con i Gibonzi, allora la presenza è più sottolineato che il comune è indebitato con Firenze e chiede spesso soldi agli ebrei. Quando? Siamo alla procura della guerra con Firenze. Sì, appunto, ma siamo un po' più in là, cioè io vedo che non sono anche momenti diversi. Di nuovo non si riesce a pagare le tasse sul strato, le tasse sul vino, sia a Samignato che a Empoli, gli ebrei che si battono. Però sono riattivatori, sono riattivatori. Il fatto che poi il prezzo soprattutto anche per le aree geografiche dove vanno a insediarsi, quindi Empoli, Cicli Cerni, il granaio di Firenze, è chiaro che io trovo nel banco ebraico gente che va a chiedere o il prestito di denaro per affittarsi le prese da lavoro o per comprarsi le semente. Però credo sia un tema abbastanza scivoloso, ecco. Sì, questo forse, infatti lo rigiro, infatti la domanda a chi studia queste cose a tempo, cioè la loro presenza è indice di una società in sviluppo o di una società che ha bisogno del credito, perché si può avere bisogno del credito anche quando sei in una fase ascendente, cioè effettivamente possono arrivare anche impulsi un po' contraddittori, un po' diversi. Però questo numero limitato, cioè secondo me in una realtà come la Toscana centrale, farne arrivare un numero maggiore, certo, non era se ce ne fosse stata veramente necessità. Cioè per arrivare, il discorso che c'è Alessandro, c'è anche io che ho una generazione di, cioè, ho una famiglia di ebrei che rimangono assamigliati dentro di 6-8 generazioni, che è cosa da poco, cioè non da poco. Chiaramente devo muovere, perché come faccio a arrivare?
ci sono delle esempi, costruisco una casa nuova, una seconda casa, non è che costruisco la casa di villeggiatura, costruisco una seconda casa perché ci sono figli, nipoti, nipoti che si mandano anche via, cioè, si diventa la via del sud, allora si arriva a Napoli e si conosce la Gravanetti e poi mi ritrovo come soci a Ferrari, ma a caso chi è che gli apre banco a Empoli, anche se ci sono da 200 anni quasi da Salinato, parlano della Gravanetti e fanno gestire loro, la loro autorità e dispongono, prestano. Da Salinato fanno l'altro, c'è la Socida, c'è la sua società con i direttori di lavorazione di Milano, c'è la medicina. Sì, no, no, cosa non fa niente. Sì, però un conto è, diciamo, cioè, insieme a me che ci sono tre momenti da inquadrare, no? Cioè, il motivo per cui vengono stipulate le condotte. E quindi c'è da un lato una strategia delle autorità del luogo o di chi controlla il potere in quel luogo, dall'altro c'è chiaramente anche una strategia di stranieri. Diceva il caso di Mantova prima, era molto chiaro, di giocare su più tasti, il secondo momento è quello di vedere come hai fatto tu, molto interessante queste casistiche per di ben 7-8 generazioni, veramente straordinario come si diversifica per necessità, a quel punto non è che puoi dire che appunto sei in crisi, non sei in crisi, cioè c'è una. E poi c'è da capire perché a un certo punto se ne vanno i momenti, non scompaiono, eccetera, i momenti in cui non si assiste necessariamente a persecuzione di chi ha più allontanamenti forzosi, no? Questi sono tre momenti così che pare di capire da non esperto, da tenere separati concettualmente per cercare di comprendere meglio. Però appunto la mia era un po' una domanda paradossale, cioè se sono degli indicatori economici, insediamenti ebraici, allora potremmo dire che la Toscana gode di buona salute perché un po', ecco, ridotta adesso per me. Intanto io credo che ci sia una cosa da dire, intanto bisogna tenere presente che allora, molto spesso si pensa che, diciamo, che comunque l'arrivo dei banchieri, dei fenerotori ebrei sia legato al fatto che non ci sono più cristiani in quella determinata località che vogliono o possono prestare. In realtà io su questo ho molti dubbi, e perché? Perché quando se esamina appunto questi famosi capitoli fiorentini di cui parlavo stamattina, no? Io chiamo capitoli fiorentini che sono quelli fatti a Firenze. E in molti casi, allora c'è un punto, c'è un problema, ci sono due tipi di problemi, no? Che vengono spesso fuori. La nomina dei soci e l'esclusiva del prestito. E questi sono due elementi di rimessa, ce ne sono tanti, ma questi sono dirimenti, perché a parte la taxa protenerante, che vabbè quella abbiamo visto che indica, cioè che anche dal punto di vista ebraico indica quali sono appunto le zone più o meno, no, appetibili, poi c'è il problema dell'esclusiva. Perché tendenzialmente questi banchieri cercano di ottenere l'esclusiva e in Toscana, perlomeno nello Stato fiorentino, in tutti i capitoli che ho guardato io, quasi sempre ottengono l'esclusiva, cioè proprio esplicitato, cioè dice che nessun altro può venire a prestare a Volterra, a San Vignato, a Pistoia, senza l'autorizzazione dei banchieri condotti. Cioè quindi non si esclude che qualcuno possa anche venire, ma ci vuole l'autorizzazione preventiva. E poi in questa casistica, cioè in questo discorso sull'esclusiva, tantissime volte si dice, adesso non ricordo la formula esatta, iudeus vel christianus, cioè si ipotizza proprio chiaramente che questo ipotetico, no, che questo concorrente, questo possibile concorrente sia anche cristiano. E per quel che riguarda i soci, nella nomina dei soci non c'è mai scritto che devono essere sempre solo ebrei, cioè in alcuni casi vengono nominati subito, no? E allora uno può vedere e dire. Poi in alcuni casi si dice che possono essere nominati in qualunque momento, e anche cioè è variabile, a seconda, questo è proprio evidentemente è frutto di contrattazione, su questo non c'è dubbio. In alcuni casi si dice per esempio che non vengono nominati all'atto della stipula dei capitoli, ma devono essere nominati tassativamente entro una data X. Ma in tutto questo non c'è mai una sola parola in cui si dica che questi soci non possono essere cristiani.
E se noi prendiamo, cioè è chiaro che non è che possiamo desumere che ci fossero chissà quanti cristiani ansiosi di entrare in società, però non è detto che non fosse possibile. Ci sono altri contesti geografici in cui vediamo che inizialmente, soprattutto nella prima fase, diciamo, dello sviluppo del prestito finanziario ebraico, ci sono delle società miste ebraico-cristiane che gestiscono il banco appunto senza che questo costituisca poi un problema insormontabile. Sul discorso della, diceva, com'era l'economia, io ho detto che sono attivatore dell'economia, non è che questo vuol dire che se, cioè, allora, non è che vuol dire che gli ebrei vengono chiamati solo dove c'è da attivare l'economia, chiaramente, cioè, è chiaro che la Pisa dell'inizio del 400 non è la Pisa della fine del 200, questo è evidente, però non è che nessuno di noi penso si azzarderebbe a dire che Pisa era un borgo oramai cadente, insomma, sì, magari il Fiorentino diranno che sta diventando la Pisa, però insomma, cioè, era comunque ancora una città che aveva una sua importanza, quindi il fatto, infatti non è casuale che la taxa proveniente di Pisa sia 900 o 700 fiorini, che appunto, come diceva prima il collega, non è una cifra piccola, cioè non sono i 50-60 fiorini o carità minori. Quindi lì, per capire, secondo me, per capire meglio, cioè anche per non fare un discorso che sia un po' troppo appiattito, no? Cioè dove c'è un bisogno di cash, per così dire, e allora questo può essere un primo problema, perché non necessariamente un'economia fiorente è un'economia in cui c'è disponibilità di liquido, le due cose non sono necessariamente collegate. Quindi in alcuni casi, proprio bisogna un po' studiare i vari condotti, i vari casi, le varie contrattazioni, si capisce bene se in quella determinata località l'arrivo, cioè diciamo la chiamata degli ebrei, anche, cioè sottende anche la volontà di utilizzarlo come attivatore dell'economia locale, ovvero dove effettivamente non è tanto questo lo scopo principale, ma è quello di ottenere, diciamo, un gruppo economico che sia in grado di dare rapidamente soddisfazione alle richieste di denaro liquido. Aggiungo che in moltissimi casi buona parte, questi famosi capitali ebraici, no? Perché a un certo punto dice, ma com'è che improvvisamente ci sono tutti questi ebrei romani che ma prendono la gente, vengono e sono pieni di soldi? Ma sono pieni di soldi perché in realtà questi non sono soldi ebraici, o perlomeno non sono solo soldi ebraici, in parte sono anche soldi di denaro, fondi che arrivano da parte cristiana, che diciamo vengono utilizzati, vengono in qualche modo investiti attraverso tutta una serie di passaggi, no? Diciamo, perché la cosa appaia meno evidente, perché non tanto perché sia proprio proibitissimo, quanto perché proprio è, come dire, è un'attività che viene sempre più percepita, specialmente se non in grande stile. Cioè una cosa è essere gli strozzi, no? Che allora, come dire, nessuno sta a contestare, e una cosa è essere appunto un prestatore di medio livello, un banchiere di medio livello. Allora, sotto un certo livello questa attività viene percepita sempre più, è una cosa più che potremmo dire psicologica, come un'attività un po' brutta, non sta tanto bene, no? E quindi è proprio lì, cioè gli strozzi sono persone, esatto, benissime, esatto, e il prestatore piccolo, e il prestatore piccolo no, è usurario. Quindi sì, cosa fanno? Sì. Questi che hanno un po' di fondi, un po' di, lo danno, lo investono nel banco, e voilà questi famosi capitali. Perché è abbastanza incredibile, cioè vuol dire, com'è che improvvisamente, no, questi arrivano e sono pieni di capitali? Da dove vengono questi capitali? Non possono essere tutti e solamente ebraici. Vengono da una parte, anche da parte, anche, ci sono anche probabilmente anche la curia papale, probabilmente ci mette qualcosa dentro. E quindi cioè, è un discorso molto graduale. E poi secondo me, appunto, come anche diceva il buon Luzzati, bisogna sempre analizzare la situazione. Cioè, non bisogna scadere nel localismo di dire appunto gli ebrei hanno la storiellina, però è vero che una di queste situazioni va analizzata in relazione alla condizione poi sociale, politica, economica del luogo in cui questi vanno a vivere, perché chiaramente questo ci dice, poi questo ci aiuta a capire quali sono le ragioni, e poi le tipologie di attività ebraica ci aiutano anche magari a leggere meglio la storia o le vicende di una determinata località. Cioè è un po' una sorta, come dire, di gioco incrociato. Una cosa si capisce guardandola nella prospettiva dell'altra e viceversa, altrimenti si finisce un po' per fare quello che appunto purtroppo hanno fatto in tanti e che molti continuano a fare, che studiano queste cose come se fossero, no, delle, che poi è una delle ragioni per cui qualcuno tuttora, diciamo, sono ancora molto diffusi quelli che ti vengono a dire, ma uno si occupa di ebrei, quindi non è un vero medievista, uno si occupa di ebrei, quindi fondamentalmente
non fa la storia generale, che è un'idiozia, dipende da come ti occupi di ebreo. Ti puoi anche occupare di monasteri e non fare storia generale, fare solo una roba locale, no? Cioè è un problema proprio di prospettiva. Devi inserirlo all'interno di un discorso che è più complesso di relazioni tra località, tra famiglie, tra gruppi di potere, tra network. Istituzionale. Voglio aggiungere una cosa riguardo al discorso dell'indicatore economico. Cioè, secondo me bisogna anche sempre tenere conto di una cosa. Sì, magari si prova a chiamare appunto l'ebreo prestatore per rivitalizzare l'economia, per e non è detto che funzioni, perché i banchi alle volte chiudono le località piccole, cioè è arrivato l'ebreo, siamo ripartiti, magari no. E poi un altro discorso secondo me è interessante vedere anche, per esempio, questo si vede di più nelle economie, quelle no, magari Firenze, cioè della grande città, ma di quelle, per esempio, dei centri rurali, quando appunto magari dei lavoratori, dei contadini, comunque persone, chiedono dei prestiti per comprare il grano, è interessante secondo me vedere come indicatore il tempo di restituzione, cioè nel senso quando viene restituito nei tempi è un po' come quando noi oggi, no, andiamo magari in banca e ci consigliamo di dire no, devi comprare la macchina ma fai il prestito perché così non tocchi il capitale, poi tanto sai che siccome sono di cedare le rate le pagherai tutti i mesi, no? E invece ci sono delle economie in cui magari si vede che era stato stabilito un anno di restituzione, dopo 3 anni ancora quello non ha ripagato. Ovviamente è un centro dove c'è molta difficoltà, cioè non è che quello si è fatto prestare magari soldi per appunto non uscire con troppo capitale subito, si è fatto prestare perché proprio. Quindi anche vedere un grosso movimento al banco, un grosso movimento di prestiti non ci deve far immaginare un centro di straccioni che poveretti non fanno. No, tra l'altro io per rivitalizzare l'economia, direi per supportare, perché io per questo prima insistevo sulla differenza secondo me fra Colle e San Gimignano. Cioè le due realtà hanno un'economia in alcuni posti simile, ma comunque un po' differenziata. È chiaro che a Colli sono gli anni in cui c'è ancora la carta, la produzione, ci sono tutte queste attività, è chiaro che queste richiedono anche degli investimenti, e in qualche caso noi cominciamo a avere presenze ebraiche, che quindi non è che Colli in realtà, da questo anche gli studi di Loretta Muzzi, negli anni in cui si diceva non è ancora una comunità in crisi, anzi dal punto di vista della manifattura è ancora abbastanza sviluppata, però ha bisogno di credito. E questi la fornitura di supporto, ecco, che non necessariamente un'economia depressa e allora si cerca di rivitalizzarla attraverso più materiali di supporto. Direi che appunto ci sono entrambi i casi. O comunque cioè, ci sono entrambi i casi, in alcuni casi è sicuramente di supporto, in altri casi appunto nelle zone più rurali invece molto spesso è proprio anche un'economia in crisi. Ma tra l'altro sul discorso per esempio anche dei tassi di interesse, che tra l'altro nota bene, in Toscana sono molto elevati. Sono elevatissimi, soprattutto se si paragonano con altre zone del centro nord, perché fate conto che sempre in questi famosi capitoli fiorentini, che peraltro normano, ma poi come ho detto stamattina, però dice però se poi con la vostra città vi siete accorati differentemente va bene. No, allora, nei capitoli fiorentini, per circa un 30-35 anni, il tasso di interesse più basso che si trova è pari a 30% l'anno, e il tasso più basso sì, e quello più alto al 40%, quindi si va dal 30 al 40% l'anno. Ma se poi si vanno a vedere i capitoli locali, ci sono anche zone in cui, cioè città, si arriva anche a avere qualcosa di più. Ecco, però anche lì bisogna vedere, perché per esempio in alcuni casi si dice sì, il tasso di interesse è quello, però poi te lo modifico a seconda del tempo di restituzione, della quantità di denaro che prendi, per cui ad esempio piccoli prestiti erano soggetti a un tasso di interesse più elevato, però se venivano restituiti entro 15 giorni, quindi se era proprio come dire una specie di guarda, mancano, dammeli che te restituisco presto, non c'era tasso. Cioè i primi 15 giorni erano esenti da interesse, non dappertutto, voglio dire, ma in alcuni casi è così. Se la cifra è più alta, il tasso tende a scendere. E diciamo che nell'attuale Veneto, Friuli, Venezia Giulia, i tassi di interesse sono nettamente più bassi, cioè siamo attorno al 20%, quindi è decisamente molto meno elevato.
un'unica località dove io ho trovato tassi di interesse così elevati, esplicitati, perché purtroppo altre località non ce li ho, quindi non lo so, posso immaginare, ma non ce li ho, è Gubbio, che faceva parte del non ancora Ducato, che poi sarebbe divenuto Ducato d'Urbino, e a Gubbio nel 1420, mi sembra, il tasso di interesse massimo è addirittura del 45%, quindi è un tasso di interesse molto molto elevato. Però è anche vero che, anche ritorniamo a pensare ai territori feltreschi, che cos'erano i territori feltreschi in quel periodo? Non sono certamente zone di grande sviluppo economico finanziario, e quindi lì in qualche modo diciamo ha anche senso che il costo del denaro è così alto proprio perché c'è un problema di sviluppo. Poi infatti tende a diminuire col tempo, man mano, però in questa fase qui, questa è una fase ancora di grossa, anche di grosse turbolenze, no? Perché per io, infatti io nel fare questo lavoro sul Ducato di Urbino, sono sempre Ducato perché sennò Ducato con il termine che poi avrà la fine. Cioè c'è proprio un periodo in cui io ho dovuto dire, va bene, questo io lo considero il territorio del Ducato per motivi tecnici, perché altrimenti dovrei continuamente dire no, quest'anno va bene questo documento, perché è un continuo litigarsi con Marchesi. Quindi cioè, sembra veramente a parte di pallone, questo pezzo non lo prendo io, questo non indietro, quello lo prendo io. E quindi questo naturalmente non giova, come dice, a livello, no? A livello né politico né tanto meno economico. Sì, quindi. C'è una domanda da prima? Ah no, lei forse. No. Io volevo, in nome della rappresentanza Samiglia Tese, ad Andrea Bruscino, volevo chiedere una cosa di tipo un po' più pratico, cioè hai parlato del cimitero ebraico, della casa dell'ebreo a Samiato, volevo sapere se in una passeggiata eventuale Samiate si possono localizzare, vedere la zona e ci sai dire dove precisamente era localizzato il terreno del cimitero ebraico e della casa dell'ebreo, che a quanto so per le reminiscenze delle lezioni con il professor Luzzati, che ricordo con grande affetto, so che non era in centro, quindi la professoressa ha parlato di Volterra, gli ebrei molto vicini alla piazza, invece qui la casa dell'ebreo forse anche per là sono... Io ho trovato documenti di affitti di case anche per ebrei che arrivano da Lombardia, che non sono affitti a tempore nella città. La cosiddetta casa dell'ebreo è localizzata nel pensiero di fuori porta, in direzione di Pisa, e nel 2001 aveva fatto un sopralluogo proprio di trovare la parte del cavallo di Giudeo, perché fino al 2001 stava coltivato, e anche la tradizione orale, che appunto agli anni nostri, la ricordava come la valle del Giudeo, o il fornello di Giudeo, e c'è questo. E attualmente adesso mi sfugge il cognome di Salvettini, ho anche un'audio intervista con questo signore che è nato su quella terra e ha stato messo a coltivare, anche lui quindi l'aveva fatto solo elementare, però parlava della base del Giudeo, del potere al Giudeo, e mi ricordo a casa delle foto fatta questa alcuni termini dove uno mio. C'è proprio un edificio in alzata. E no, non arriva alla perla, perché ci sono anche degli arredi, sì, c'è. In casa di Muro c'erano dei richiami a arredi sinagogali, però sinagoga è veramente familiare, e questo soprannome lo facevo perché l'allora proprietario aveva finito, faceva gli studi di seminariali, sembrava interessato a queste cose, e poi invece sono buttato giù, hanno fatto un mega appartamento, quindi non la potete vedere. Però io ho delle foto dei miei parenti, a Macoria c'è fatta da me, nel 2001, però non c'è più niente. Io adesso devo dimostrarci se si faceva su macchina o sotto bar, però c'è degli appartamenti, ci sono degli appartamenti. La motivazione per cui qui a Samignato c'è un cimitero di questa entità dove vengono anche portati da altri luoghi, pensi che sia dovuta a una particolarità, sia di una centralità geografica, ma anche magari a una situazione di particolare tranquillità e di permissività da parte della comunità di un acquisto di un terreno così... Il discorso della permissività è un discorso che abbiamo fatto prima, cioè
qui arriva una sola famiglia, perché in realtà la famiglia romana che produce qua si divide, appunto nascono più famiglie, no? La Pisa, la Pistoia, poi la Savignata, che rimangono condominati a Savignata per 8 generazioni, perché in alcuni momenti dove la Savignata sono fuori dalla funzione di a volte sono chiamate da 500 poi anche da Empoli, però poi erano pochi qua, quindi non c'erano grandi problemi, cioè non è che arrivano in un periodo particolare, e con questo potere che loro si comprano già, credo, nei primi anni dopo che hanno aperto grazie al credito di prestito, questo potere lo diviscono anche al cimitero, che nasce in città di famiglia e poi, come dicevo prima, si allarga al cimitero, diciamo, di dei di tutta l'area fiorentina, non solo, perché sono idee anche in Senesi, altri dei abitanti in Toscana, che vengono chiedo di essere sicuro, non so rispondere con certezza se è una cosa particolarmente dipendente da una situazione climatica, nel senso di politica, da un clima politico, se è un meno, c'è da chiedersi perché invece non nasce un cimitero, diciamo, così importante altrove, secondo me, perché c'era Siena, c'era qua, non c'era Firenze, dove chiaramente Firenze è un po' di no, 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 io sto ebraica, quindi una certa terra che non è chiaro se si passa per lì a Saminato o altrove, e poi è stata riutilizzata, dietro c'è un'iscrizione latina perché è stata ritrovata in un monastero a Leo, un monastero religioso, quindi non c'è come il possesso delle uniche foto che testimoniano la parte di che venderai a casa presto. Bene, credo sia arrivato il momento di tirare molto rapidamente alle fila della nostra giornata e di concludere. Devo dire che personalmente sono molto contenta dei lavori di oggi, mi pare, ora ovviamente non mi metto a ripercorrere tutte le azioni perché mi sembra inutile, insomma, le abbiamo tutti sentite e apprezzate. Mi sembra che, in sintesi, questa giornata, per quanto contenuta, insomma, non moltissime relazioni, appunto, ma di qualità, sia costituisca un perfetto status questionis di come vanno gli studi in questo settore, di detto da chi in realtà non fa studi di storia ebraica, per così dire, ma si occupa appunto di altre cose. Quindi mi sembra un ottimo momento di presentazione di stato dell'arte con varie suggestioni interpretative molto interessanti. In primo luogo, come ho appunto detto anche a alcuni tra coloro che hanno parlato, questa capacità, insomma, di mostrare come studi molto puntuali, molto eruditi, molto posografici siano l'ineludibile filo rosso che ci conduce poi alla tessitura di un'altra storia, una storia più globale, una storia dal respiro maggiore, che non è la storia di una minoranza, ma la storia dei rapporti che si sviluppano a partire da alcune presenze, appunto, insediamenti e comunità ebraiche nel territorio che analizziamo oggi, ma che, insomma, potremmo estendere anche a altri settori. Non vorrei che gli studi ebraici finissero loro nel ghetto della storiografia, per pregiudizi, insomma, interni e esterni. Riporto semplicemente una definizione tratta da un'opera molto diffusa e anche abbastanza generica, il Dizionario degli Studi Culturali, dove, del 2004, dove si legge: molti degli argomenti trattati nell'ambito dei Jewish Studies non possono essere studiati
astraendomi dalle relazioni con il mondo non ebraico, che spesso ne costituisce il punto di riferimento centrale. Però le saggissime, mi pare che oggi abbiamo avuto un'altra dimostrazione appunto di questo, e abbiamo visto appunto un occhio attento a dinamica, sempre a fotografare questa dinamica interno-esterno. Interessanti anche le linee appunto di sviluppo futuro che ha un po' apprezzato Miassavi, che ci indicano forse delle direzioni appunto proficue verso le quali guardare. Io ci guardo dal mio punto di vista, cioè di una che studia sostanzialmente fenomeni di ambito religioso, dove per esempio è noto che l'impatto dell'ebraica veritas è molto più alto della numerosità delle presenze giudaiche. E c'è proprio un lavoro, devo dire, in gran parte tutto da fare. Onore a Asseldorf, che ha scritto un libro straordinario, dice che Rabbi Moises, recuperando Mosè Maimonide all'interno dell'opera di Tommaso d'Aquino, no? L'altro si comincia a mettere le mani sempre su segmenti di storia culturale, si vede che c'è un apporto mediato, evidentemente, ma estremamente importante, estremamente interessante, tutto appunto per certi versi da ricostruire. Il mio auspicio infatti è che da qui si parta per, come diceva Piersadì, una costituzione, cioè la creazione di progetti congiunti che sempre più vedano specialisti di settorialità diverse collaborare appunto strettamente tra loro. Cioè tutto il campo dei saperi tecnici, per esempio, della iatrochimica, della medicina, mi pare un campo straordinario da disfrutare. Parlavo con un collega storico della lingua della Tisch University di Gerusalemme, lui l'ho incontrato per caso in biblioteca laurenziana, e lui aveva fra le mani un faldone di documenti straordinari, una serie di lettere vergate da ebrei fiorentini che attestavano, lui mi diceva, lui stava analizzando sotto il profilo linguistico evidentemente, perché aveva rilevato una marca toscana nella lingua, sì, e quello stava analizzando, ma mi diceva appunto che trovava notizie di scambi, di appunto ricette o comunque andare a comprare i medicamenti dallo speziale o dal medico, però è comunque una corrispondenza, diciamo, settori dove potremmo pensare di lavorare appunto strettamente, questo settore per esempio di saperi biochimici e tecnici, ma anche in relazione a apporti culturali, tenendo evidentemente presente l'habeas corpus di questa storia che si cerca di fare, delle presenze che ci sono, delle comunità, degli insegnamenti che ci sono. E una storia appunto fra virgolette della minoranza che diventa un angolo prospettico forse anche privilegiato per guardare con occhi diversi, interrogare con occhi diversi quella che è la storia della cosiddetta appunto maggioranza, no? Perché è dalla relazione con che si capiscono molte cose che non si capiscono utilizzando uno sguardo diverso. I lavori sono andati molto bene, abbiamo molto discusso, il sintomo del fatto, belle discussioni con quelli di oggi, sono il sintomo del fatto della giornata di uscita. Io non ho che da ringraziarvi per la vostra presenza, per aver accolto questo nostro invito e sperare che sia l'inizio di una prosecuzione di rapporto per il futuro. Grazie a tutti.